24 elite players hold a secret tournament with 8 teams and only one rule. Basketball wins. Need a cage. And this time, first to 100 wins. Hidden from the world, 24 elite players hold a secret tournament with 8 teams and only one rule. Basketball wins. Let's go!
Buonasera a tutti amici su Italian Player. Io sono Domenico, ciao Gabriele, ciao, grazie per esserti aggiunto alla live. Stasera sarà una bella live, spero. Abbiamo un sacco di argomenti di cui parlare, tra cui le novità che ci ha sparato su Rare oggi pomeriggio. Tante novità, secondo me, alcune piacevoli, altre meno piacevoli. Mi farebbe piacere pure magari vederle insieme a voi e vedere voi che cosa ne pensate di tutte queste novità che ci ha dato su Rare. Allora, vediamo un po', Poi ci sono, volevo prepararmi alla prossima Game Week insieme a voi. E allora, vediamo un po' se si aggiunge qualcun altro. Volevo andare a prendere i post. Ok, i post delle novità. Almeno vediamo un po' la parte che già avevo tradotto delle news che erano arrivate. Allora, vediamo un po'. C'è qualcun altro in live? Qualcuno che si è aggiunto, che vuole dire qualcosa? Allora, di che cosa parleremo questa sera? Vi faccio un breve riassunto. Allora, parleremo delle novità del canale Twitch. Vi ricordo che con il canale, praticamente guardando, si possono accumulare dei premi, si possono accumulare dei punti, cioè Italian Points si chiamano, e si accumulano facendo, guardando. Sì, William, ciao William, grazie per esserti aggiunto. Sì, ho aumentato i punti per i giocatori della Liga perché sto valutando di fare un'altra sorta di contest di premi e quant'altro. Eventualmente stavo vedendo pure se era un po' per prendere tempo e un po' perché non ho ancora capito la mole di punti che si accumulano nelle giornate, nelle ore e quant'altro. Quindi era per capire un attimo come funzionano, perché sono attivi praticamente questa terza live che sono attivi e ho pensato di fare, sto optando per fare anche un torneo a breve, vorrei fare un torneo amateur per l'MLS e quindi un sacco di idee. Che poi vi dirò su Telegram, sui vari canali e gruppi e quant'altro. Poi l'allenamento, sì, William, diventa bello interessante. Diventa bello interessante. Forse a mio avviso, allora, ok, facciamo così, ok. Allora, tra le news, secondo me, più. Cioè, la news questa qui che diciamo che già ho capito che divide tanti, ok? Il gioco del collezionismo, già ci sono molti pareri discordanti. La competizione Academy, che così l'hanno chiamato, praticamente l'allenamento diventa competizione Academy e il programma Referral. Quindi, quello che ha fatto discutere un po' tutti. Sì, allenamento competitivo, però. Ok, ciao, stompatore. Sì, allenamento competitivo, però essendoci i bonus andranno a premio chi ha delle rosse in su, penso. Sì, infatti, questa. Ciao Marco, buonasera, buonasera anche a te. Sì, penso che queste modifiche, come al solito, avvantaggiano, diciamo, chi ha le carte rosse, blu, eccetera. È vero che tante volte, penso che sia capitato pure a voi, che rimangono lì dei giocatori che butti in allenamento perché non sai dove metterli, poi vai a guardare, quando non so se vi capita, vai a guardare e vedi delle squadre che fanno dei punti stratosferici e quindi magari lo rendono più competitivo. A mio avviso, e per quanto mi riguarda, il mio ordine di squadre che inserisco rimane sempre lo stesso. Quindi Cap 240, il primo, poi Piazzo lo Star, poi Asia, poi se riesco Europa Challenge, Cup 220, dipende dalla giornata, dipende, gli do uno sguardo sempre, non so voi qual è l'ordine,
qual è l'ordine delle squadre che mettete, ma generalmente io la Cup 220 mi regolo in base alle medie dei miei giocatori. Se riesco a mettere giù una squadra che sia veramente competitiva, allora magari la faccio dopo l'All-Star, quindi come terza. Quindi sicuramente non andrò a concentrarmi sulla squadra dell'allenamento, cioè nel senso, se avanzano li metto lì, ben venga, ma assume anche un giochetto per far consumare i punti, no? Avete presente i punti che si accumulano, no? Andiamoli a vedere su Sorail i punti, questi punti qua, come avete visto che stanno nel negozio del club, ti danno la possibilità di aggiungere dei posti in allenamento, ok? Quindi io credo che sia anche un giochetto per far consumare anche questi punti qua. Io sinceramente questi punti qua, da quando li hanno implementati con tutte queste nuove funzioni e quant'altro, io personalmente non ne ho usato neanche uno. Neanche quando mi serviva uno swap extra, piuttosto mi sono giocato la giornata, ma non li ho usati perché, non so se vi ricordate, quando li hanno annunciati parlavano che probabilmente un giorno potrebbero aggiungere l'abbonamento di Sorair Data o altri siti connessi a Sorair messi qui all'interno del negozio. Hanno detto che potevano aggiungere i biglietti per le partite, gadget di squadre e quant'altro, quindi sinceramente la trovo, mi li conservo perché voglio capire realmente qualcosa di buono, cosa può fare realmente di buono oltre a queste cose qua. Mentre per quanto riguarda i punteggi, quindi penso che se uno per esempio aggiunge 2000 può aggiungere un'altra squadra da poter mettere nell'allenamento, però per quanto mi riguarda, se riesco, piuttosto che buttare dei giocatori in una squadra magari che ne so, Asia, che vedo che magari non è competitiva, se una giornata li metto in allenamento, però il mio ordine rimane sempre lo stesso, la mia priorità rimangono sempre le stesse, sicuramente interessante. Andiamola a vedere. Allora, la prima su tutte, sinceramente l'ho dovuto leggere 3-4 volte, perché veramente è una cosa bella, bella articolata, molto articolata. Allora, intanto tolgo questo che magari si vede un po' meglio. Allora, quindi da giovedì 25 maggio, quindi manca ancora un po', verrà lanciato il gioco della raccolta del collezionismo, ok? Questa funzione praticamente, a quanto pare, ci sarà una specie di album delle figurine, addirittura diviso per anno, quindi si potranno collezionare le carte Sorair di una determinata squadra. Più collezioni, ci saranno delle classifiche dove... in base ai bonus che vengono dati, in base ai criteri che poi andiamo a vedere, di quella determinata squadra, che fanno guadagnare praticamente gli XP alle squadre. Quindi qualcuno si lamentava perché, non so voi che cosa ne pensate di questo, molti si lamentano che questo tipo di sistema avvantaggi tantissimo chi ha tantissime carte piuttosto che chi ne ha di meno. È vero che sicuramente è divertente, perché io per esempio nasco come appassionato di calcio, ma sono appassionato, penso che anche voi avete fatto le figurine Panini, il collezionismo e quant'altro, sicuramente sono cose super interessanti che mi piacciono, però capisco bene che sicuramente qui mi ritroverò a dover competere, diciamo, nella collezione con gente tipo, che ne so, un Pavel Trader, un Ruv, cioè è impensabile pensare di poter competere con loro. È vero che il regolamento, ogni club con licenza avrà una collezione per stagione e rarità, quindi mi aspetto per esempio squadre del Napoli del 2018, 19, 20, 21, in base a quelle che i contratti Sorair, ovviamente, se hanno stipulato dei contratti con Sorair. Poi l'idoneità alla raccolta della squadra di ogni carta giocatore è determinata dal logo della squadra sulla carta. Quindi, se un determinato giocatore, mi viene in mente, CJ Sapong, no? Mi viene in mente lui, ok?
che è un esempio lampante, le carte che ci sono in gioco sono tutte quante del Nashville. Quindi lui attualmente è a Toronto, si è trasferito lì 2 settimane fa. Quindi sicuramente la carta di chi ha la carta di Sapong, nonostante adesso nella stagione attuale sta giocando nel Toronto, sicuramente la ritroveremo nella collezione del Nashville. Quindi viene specificata molto bene questa cosa qua. Quindi ogni carta avrà una collezione score in base ai criteri condivisi di seguito. Ci sono praticamente, ogni carta accumulerà dei punti e questi punti andranno praticamente a collezionarsi, ad accumularsi nella squadra di quell'anno. Ci sono vari requisiti che adesso poi andiamo a vedere magari con calma. Poi le carte listate o incluse in scambi non riceveranno punteggio, quindi un altro metodo per magari diminuire questa potrebbe essere una cosa molto interessante, perché chi è interessato a questo tipo di sistema non può mettere, se mette nello scambio una determinata carta o le mette in vendita, non accumula punti. Potrebbe essere un sistema per chi ha una collezione, magari tra chi è tra i primi, magari diminuiscono le carte in vendita di quel giocatore e quindi magari si potrebbero alzare dei prezzi. Però da qui a dire una cosa del genere ne passa. Ciao On, grazie mille Iranek per il follow, grazie mille, grazie per esserti aggiunto alla community di Sorelli Italian Player. Ciao Daniel, ciao, grazie per essere passato, buonasera. Quindi vi dicevo, magari un sistema per cercare di diminuire il numero di carte in vendita e cercare di far aumentare i prezzi, però da qui a dire che la gente non metterà le carte in vendita per questo tipo di sistema, bisogna andare a vedere realmente quali sono i premi reali. Io personalmente per degli XP o dei punteggi, competendo con gente che ha comunque un numero di carte molto superiore al mio, sicuramente non c'è, se io devo vendere una carta la vendo, punto. E differenza fa se chi lo fa per collezione. Ogni album avrà una collection score totale basato sulle carte del giocatore in quell'album. Questo l'abbiamo già detto, quindi ogni carta avrà dei punteggi in base ai requisiti che adesso andiamo a vedere. Tutti questi punteggi di tutta quanta la squadra daranno un punteggio totale alla squadra che poi si andrà a posizionare nella classifica. C'è un massimo di carte giocate, un giocatore, quindi se abbiamo 2 giocatori per quella determinata squadra, soltanto quello con più punti verrà considerato. Ogni carta giocatore che contribuisce alla collection score, quindi parliamo di collection score punteggi totali, riceverà un collection bonus basato sui punti dell'album che sta collezionando. Quindi quella carta che sta all'interno del nostro album, ok, e della nostra collezione, che sta facendo dei punti per la squadra in base a quando si classificherà quella squadra, prenderà degli XP, ok, ma queste percentuali non vanno ad influire su tornei come la Cup 240 o sì? Allora, la Cup 240 no, perché la Cup 240 non va a percentuali. Sì, esatto Iranek. Solo dove ci sono praticamente dove ci sono gli XP, quindi un Asia, uno Star, 270 non ricordo, 270 adesso mi sfugge se vengono considerati in arrivo gli XP nella 270. Sì, 270 sì, mi conferma Iranek. Che mi ricordavo che valgono le percentuali, sì, eccole qua, quindi sì, nella 270 sì, quindi soltanto nella 220, nella 240 chi fa quei tornei lì non vengono considerati, grazie Iranek. Allora, quindi c'è un massimo di carte giocatore per album, come abbiamo detto 2, ogni carta giocatore contribuisce a questo bonus e questo bonus andrà a influire su quei punteggi che sono gli XP. Il collection bonus, quindi un bonus di punteggio aggiuntivo sul punteggio in game di un giocatore, si applicherà per le competizioni in cui si applica l'XP. Questa è la domanda che praticamente facevi tu, William. Praticamente si applica soltanto dove vengono considerati XP. Adesso i punteggi. I punteggi vado direttamente ad aprire la schermata.
la schermata. Allora, la carta nella tua collezione, quindi io ho quella carta che ci sta nella mia collezione della squadra X, ok? Ho Osimhen all'interno del Napoli, quella carta vale 10 punti, ok? Di base. Se la carta non è listata o trasferita negli ultimi 90 giorni, quindi se io ho una carta, questa è interessante, questi 10 punti qua, ragazzi, questi sono interessanti. Se la carta non viene venduta o non è stata venduta o listata negli ultimi 90 giorni, 10 punti. Quindi se io metto in vendita oggi Osimhen, ciao Sorel Magazine, grazie per essere passato e grazie per il follow, grazie mille. L'altro giorno sono passato in live anche da te, mi sono divertito, bella live ragazzi, da voi, non da te, da voi, bella live. Allora dicevo, quindi la carta che non è stata messa in vendita o non ha avuto nessun trasferimento negli ultimi 90 giorni, 10 punti. Se io ho Osimhen, lo metto in vendita, in quel momento abbiamo detto in base alle regole non guadagna nemmeno, non fa parte della squadra, ok? Quindi togliendolo dalla vendita mi accumula i 10 punti perché fa parte del mio album, però non accumulo i 10 punti perché devo aspettare 90 giorni per avere questi altri 10 punti. Massimo, ok, quindi di un possessore, la carta ha avuto massimo un possessore, 20 punti, quindi praticamente agevolano. Ciao Giovannino, grazie mille per il follow e benvenuto nella community di Sorelli Italian Player. Ciao Panoschi, buonasera, ciao, ora ci sei. Pano, se sei libero e ti veni a fare un giro in live, sai, mi fa piacere, è sempre un piacere averti, quindi magari ci facciamo una chiacchiera insieme e vediamo un po' queste nuove novità, Allora, quindi abbiamo detto la carta che massimo un possessore, quindi se io ho vinto la carta all'asta, faccio sempre esempio di Osimhen, perché ho notato che Sorel ha fatto gli esempi del Napoli e quindi mi sono lasciato ispirare. Probabilmente Sorel ha preso l'onda dello scudetto del Napoli per fare molti paragoni e esempi sul Napoli. E quindi io sono il primo, l'unico possessore, ho 20 punti. Se è una carta special edition, altri 20 punti. E qua diventa interessante. Serial number 1, 30 punti. Quindi la prima carta già generalmente ha un valore più alto per un discorso di collezionismo. Per un discorso di collezionismo, adesso probabilmente per chi farà una collezione del genere e va all'asta, quindi sono il primo che mi aggiudico una carta che è la prima di quel giocatore, praticamente potrei raggiungere 10 punti, che perché è nella collezione. In altri 10 punti perché non ho né listato e né trasferito questo giocatore negli ultimi 90 giorni. Altri 20 punti perché sono unico possessore, sono stato unico possessore, non prendo lo special edition, rookie card, don't count, non dovrei prendere le special edition, e in serial number 30 punti. Quindi immagino che i primi in questa classifica che ci sarà saranno quelli che hanno la numero 1. Ma attenzione, l'ultima regola di punteggio è il serial number, che è, cioè, quindi il numero seriale che c'è sulla carta, per intenderci, uguale al numero di maglia, per intenderci. Messi o la carta numero 10, ok, varrà 30 punti. Ovviamente questi due potrebbero accumularsi nei portieri, perché se io ho un portiere numero 1, quindi che magari ha anche il numero 1 sulla maglia, prendo 30 più 30, una barca di punti. Quindi questo è per intenderci il sistema. Qua praticamente fa vedere una schermata del collection game, praticamente della carta, dei vari punteggi che ha la carta, un esempio. Questo qua fa fatto, come vi dicevo, l'esempio del Napoli, quindi questa qui, diciamo, è l'album delle figurine, dove qua fa vedere il numero di carte possedute, 4, i bonus, che poi bisogna vedere un attimo, top 80%, lo score, il punteggio totale che hanno queste carte qua.
Quindi mi immagino una schermata del genere dove vedete qua limited 22-23. Io penso che vedremo nella nostra parte collezione soltanto non vedremo, perché altrimenti sarà il panico. Vedremo soltanto le squadre dove abbiamo un giocatore, eccetera. Io devo dire che sono a buon punto su una squadra che magari è ultima in classifica. Non mi serve a niente perché sta andando abbastanza male. I Blue Wings, io ho un bel po' di giocatori Blue Wings, magari lì posso fare un po' di punti. E questa è una schermata come verrebbe da computer e da telefono. Quindi non so, ragazzi, voi che cosa ne pensate? Io qua ho letto su questa è la pagina Facebook. Per chi non mi segue su Facebook, può venirmi a seguire dove ho fatto questo post. Ok, Marco, non so se ci sei, ho detto che ci vediamo oggi in live per parlarne. Sono l'unico a non averci capito un cazzo. Ciro, invece, ma che bordi? E come immaginavo, comunque c'è stato un poco di. Cioè, ci ho messo un po', ragazzi, l'ho letto 2 o 3 volte perché veramente ce n'era un bel po' di cose. Le regole sono belle fitte, fitte, fitte. Ok, quindi mi auguro che i ragazzi che hanno scritto sotto al post sono qui, altrimenti possono vedere le repliche qua o su YouTube. E niente, io direi che possiamo passare. Voi ragazzi, ma voi che cosa ne pensate? Cioè, io vorrei capire da voi più che altro che cosa ne pensate di questa cosa qua. Io personalmente, giudizio personale, ok, è figo perché mi piace la collezione, sono sempre stato un collezionista di qualunque cosa. Qualunque cosa che era collezionabile, qualunque cosa che era collezionabile, io penso di averlo collezionato. Quindi sono un appassionato collezionatore. Però il gioco su Rare per me magari potrebbe essere una conseguenza, ma addirittura arrivare a non listare una carta, non venderla, eccetera, eccetera. Non ci, cioè, nel senso, non credo che lo farò. Poi magari, ecco, discorso per dirti, Blue Wings, vedo che sta lì, li metto, perdono tutte le sacrosante partite, vanno male, eccetera, eccetera, sto lì e me li guardo e dico, ma effettivamente che ci devo fare questi giocatori? Li metto o li butto nella seconda parte, quindi nell'Academy, faccio vari blocchi, oppure ecco, gli dico, li lascio lì, non li vendono, non li listo e magari aspetto che prendano punteggio. Un 5% di stack sono tanto. Pensate al Bayern o PSG, aumentano tanto il divario. Lo so, infatti un 5% di stack sì, è tanto perché mo, PSG e Bayern, ok, stiamo parlando di competizione Europa, competizione All-Star e quant'altro. Io per esempio personalmente stavo pensando, però ancora non l'ho strutturata bene come idea, di fare uno stack per l'anno prossimo, quest'estate. Devo decidere, non penso Europa, penso Challenger, quindi qualcosa o Premiership, quindi Celtic, o qualcosa in Belgio, quindi qualche stack potente avevo intenzione di farlo perché ho visto che chi ha quei stack lì di quelle squadre in quei campionati tipo, non so, Porto, Basilea, qualcosa del genere, però devo studiarla bene, devo vedere effettivamente il mercato come si muove, perché se ci sono troppe movimenti di mercato poi non diventa manco tanto conveniente, quindi è una cosa, è uno studio che devo fare con calma, mi devo mettere lì, devo puntare su 2 o 3 squadre che reputo top e vedere qual è quello lo stack più conveniente e vedere un po' quant'è la cifra. Sicuramente una volta fatto lo studio lo condividerò con voi. Tanto lo sapete, tutti i progetti che porto avanti, sia quelli vincenti che quelli non vincenti, li condivido tutti quanti, cioè nel senso senza nessun tipo di problema. Anzi, se avete consigli e quant'altro, io accetto volentieri. Ad esempio, Leonardo mi ha fatto fare, Leonardo, ragazzo che sta sulla nostra pagina di gruppo Telegram, mi ha fatto fare lo stack, mi ha consigliato lo stack Motherwell quando praticamente non. Non ho attivato il banner stasera. Eccolo qua. Allora, quando praticamente nessuno gli dava 1.000 lire perché stava perdendo, stava andando malissimo. Cambiano allenatore, Leonardo ci spara, raga, mo adesso è arrivato il momento del Motherwell, spacca tutto, effettivamente spacca tutto.
giocatori tipo Van Veen pagato 2,90 euro, giocatori tipo Spital pagato 1 euro, roba da pazzi. Quindi ci sono i momenti per fare degli affari e bisogna trovare il momento giusto, bisogna studiare e trovare il momento giusto. Poi andiamo a vedere la seconda parte. Io ho pubblicato solo le tre che secondo me sono le più rilevanti, poi magari andiamo a vedere pure le altre. Allora, la competizione Academy, questa è bella interessante. Quindi praticamente qui Soreir che cosa fa? L'esperienza di allenamento è stata una sfida di gran parte della nostra comunità, qua fanno un mea culpa, che è senza un fine, in compenso chi prende aiuta anche se ci sono i barboni. Sì. Allora, qua fanno mea culpa. Non so se vi ricordate, quando c'era la possibilità che tutte le squadre in allenamento passavi più tempo a metterti lì a inserire squadra per squadra in allenamento. Qua fanno mea culpa che li mettevi senza un fine. Il fine era di guadagnare quello 0,5 in più di percentuale ogni giornata. Quindi mettevi là e lo facevi, poi hanno aggiunto per fortuna le squadre automatiche e quindi andavi lì e confermavi e andavi a modificare solo quelli che dove andavi a toccare e quindi hanno fatto un mea culpa, dice quest'anno hanno rinnovato togliendo inizialmente la parte training e quindi lasciando solo 3 squadre di default e hanno aggiunto, quest'anno modificato, quindi il training diventa competizione Academy. Torna il nome Academy, io ero un fan della competizione, la Juventus sì, ho visto Marco. Visto, la Juventus perde, perdeva 1-0. Ma adesso non. Siviglia è una squadra proprio ostica, molto, molto, molto ostica. Ne so qualcosa, sono interista, quindi ne so qualcosa del Siviglia. Soprattutto in questa competizione qua, sembra che è loro, sembra che sono imbattibili. E quindi a partire da 371, quindi da questo venerdì qui, quindi andiamo a vedere già dopo se già è possibile inserirla, il vecchio competizione allenamento che diventa Academy premierà i primi classificati. Quindi il primo classificato 500 dollari, secondo classificato 300 dollari, terzo 200, dal quarto al quinto 5 dollari, dal quarto al cinquecentesimo 5 dollari, che equivale praticamente a una soglia. È molto interessante, molto molto interessante come cosa. Questo è in aggiunta agli XP raccolti delle carte giocate. Stiamo evolvendo l'esperienza di formazione introducendo premi in Ethereum per una serie di motivi. Allora, l'Accademia, rinominata, diventa la prima competizione con premi esclusivi XP e Ethereum. Quindi daranno i punti XP, che faranno guadagnare i punti XP alle carte che stanno in gioco, più Ethereum per chi si classifica nei primi 500. Questo formato offre l'opportunità di testare nuove modalità di gioco con le competizioni con ricompense. Poi rende gli articoli esistenti e futuri del club shop più coinvolgenti. E infatti, questo è quello che vi dicevo prima. Quindi loro l'hanno fatto anche per far consumare quei punti che si guadagnano durante le partite, perché adesso puoi andare su Sorare, andare su la parte, come vi dicevo prima, non so se c'era di voi, andare qui e con questi punti accumulati si può con 2000 coin, li vogliamo chiamare coin, con 2000 coin puoi aggiungere un posto in allenamento, quindi significa io che ne ho 3, con questo ne posso avere 4. Sono convinto che sicuramente questa mossa farà consumare tante persone questi coin. Io, come dicevo prima, non li consumo perché sto aspettando di qualcosa di più interessante. Magari ecco qua, i prodotti, zero prodotti, ma aspetto, ecco, ne so, le maglie, qualche biglietto magari per andare a vedere qualche partita allo stadio, qualche evento particolare che organizza Sore, non lo so, non lo so. Secondo me loro adesso stanno cominciando con le cose, penso che le bombe le lanceranno più avanti. Poi stanno trovando i modi per far consumare questi soldi, questi coin. Quindi abbiamo rinominato, vabbè, Training Academy. Questa praticamente è la classifica. Quindi, primo classificato 500 dollari, magari.
magari però qui, se sento che ci sono tanti punteggi, immagino che chi ha gioca con super rare e non avrà le super rare, la super rara, dice, dove la metto, la prende, la piazza lì in allenamento, $500, tanta roba. Quindi qua si compete con tutti, quindi è una competizione, non è facile, anzi è difficile, molto difficile. Sicuramente non avvantaggia chi come me gioca con le limited, e non avvantaggia i nuovi utenti che hanno poche carte, che magari non hanno nemmeno le carte per mettere in allenamento. Poi parte numero 3, che è interessante perché non so voi se avete mai presentato qualcuno. Io personalmente penso di essere arrivato praticamente a 5-6 referral, credo. Quindi chi i primi 3 referral validi vinceranno una carta tier 2, quindi finalmente non vedremo più giocatori proprio indicibili che ti arrivavano per i referral. Infatti prima non valeva nemmeno la pena, l'unica cosa che ne valeva prima la pena era il discorso di 30 referral che ti davano l'unica che è rimasta, per fortuna. Gli altri, quindi se verranno, se avete amici e quant'altro, tutta questa mossa qui, ragazzi, secondo me è perché loro stanno puntando tutto a far entrare nuova gente, quindi invogliare noi che giochiamo a Sorare a pubblicizzarlo. Io lo pubblicizzo Sorare perché a me piace come gioco, quindi lo faccio di default, lo faccio ovviamente con le pagine e quant'altro, però è molto difficile prendere giocatori nuovi. Quindi per i primi 5 referral validi una tier 4 rara, i primi 10 una tier 2 rara, qui già si comincia a ragionare, bella ricompensa. Per i 15 referral, addirittura dopo 15 referral, una super rara, e già qua a metà strada per l'unica, già è un bel successo, magari. Questi conteggi dicono che i conteggi iniziano da adesso, quindi io sono entrato nel mio Sorare e ho visto che mi conteggia comunque i miei 5-6 referral, ma a quanto pare la prossima volta, il prossimo referral che mi arriverà una tier 3, quindi fino al primo e il secondo saranno tier 3. Ok, quindi detto questo, andiamo un po', vabbè, Kappa League non l'ho proprio citato, perché sinceramente quello che hanno scritto sulla Kappa League mi fa arrabbiare, perché è sempre la solita storia, sempre la solita scritta, quindi per me rimetterla di nuovo su è proprio una presa in giro. Anche perché ho contattato Sorare e praticamente non hanno risposte certe, no? Io la mia domanda era, ho capito, avete problemi con Opta, sulla copertura, eccetera, eccetera, ma io vorrei capire cosa realmente state facendo per recuperare. Ok che avete problemi, ma state risolvendo con Opta per il discorso di diritti? State cercando un altro provider? State... qualcosa, ditemi qualcosa, gli ho detto. Ci dispiace per il disagio, cerchiamo di fare il massimo per recuperare. E quindi noi che giochiamo con le Kappa League non ci resta altro che sentirci prendere in giro con queste frasi. Comprendiamo la frustrazione, vi lo giuro, l'ho scritto su Telegram la risposta. La stessa frase, copia e incolla, e mandano sicuramente tutti quelli che si lamentano. Comprendiamo la frustrazione della nostra community e dei fan della Kappa League. Mentre procediamo con i nostri sforzi per trovare una soluzione più rapidamente possibile, stiamo lanciando una competizione settimanale della K1 al fine di maggio. I dettagli completi arriveranno presto. Questa è l'unica nota positiva. Quindi almeno sembra che, in base a tutte le lamentele che sono arrivate, qualcosa forse si sta muovendo, ma non per un discorso di punteggio che dice ci dispiace bla bla bla, ma stanno lanciando una competizione settimanale per la KO League 1. Quindi qua bisognerebbe vedere, secondo voi che roba è, cioè nel senso è una cosa, sarà un qualcosa di tipo una
un amateur, dove tipo sceglie una pro, una semi pro, non lo so. Non lo so, fine maggio vediamo un po' che cosa ci riserverà. Poi, notizia molto bella e interessante, soprattutto per chi come me ha qualche carta J-League, che addirittura era, siamo passati da gennaio, che avevamo addirittura timore che togliessero la J-League. La prossima settimana, dal 15 maggio, rilasceranno le nuove carte della J-League. Quindi, riscaldate i motori perché arriveranno nuovi giocatori, nuove carte, arriverà di tutto e di più. A proposito di questa notizia, andiamoci a fare perché non andarci a fare un giro, perché non andarci a fare un giro sui giocatori della J-League. Perché non andarci a fare un giro sui giocatori della J-League e vedere magari se c'è qualcuno in particolare che magari deve arrivare la carta. Vediamo. Allora, come portieri diciamo che siamo già coperti su tutto, cioè c'è già tutto. Il mio Slowik, che è un colosso, dicono il miglior portiere della J-League a livello di qualità, ma male, 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 male il Tokyo quest'anno, male, male, nell'ultima 20, ma lasciamo sta, ha fatto arrabbiare Slowik, poi andiamo a vedere i difensori se manca qualcosa, ci mettiamo una bella campanella. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Eccolo qua. Uno. Vediamo, vediamo. Allora, ok, per il momento l'unico Kennedy Edgus Mikuni. Ok, andiamo a vedere. Allora, Ueda, Naomiki Ueda, non c'è la carta limited, quindi la settimana prossima arriverà. Vediamo la carta rara com'è l'andamento. Siamo 80, 131, hanno venduto a 48 euro, quindi sicuramente non sarà altissimo. Vediamo un poco gli score. Beh, è un buon giocatore da gioca con i Kashima. Comunque una bella squadra. Certo che i Kashima hanno fatto uno, a parte che hanno fatto un sacco di sconfitte consecutive, poi quattro vittorie consecutive con quattro clean sheet consecutivi. Quindi lui, essendo che è un difensore, è secondino di sto passo, è molto appetibile, molto appetibile. Poi c'è Nagoya che è fattibile, il Tokyo ormai ci vince chiunque, Sagan, Urawa. Quindi effettivamente lasciando questa che giocherà questa Game Week, magari ci si può fare un pensierino la settimana prossima su Ueda, però sicuramente le prime andranno altissime. Ah, ok, ciao Panoschi. Allora, mi spiace, ma stasera non riesco. No, ok, non ti preoccupare, non ti preoccupare. A me fa piacere già che sei online. Se vedi, se hai qualche news o qualsiasi altra cosa, fammi sapere. Ok, alla Royal Rumble. Allora, non mi sono iscritto alla Royal Rumble, visto che mi hai scritto un messaggio, solo che stasera sono stato impegnatissimo. Prima della live mi sono studiato un attimo queste novità. E infatti volevo preparare pure una cap 240 da consigliare stasera, low cost, ma magari eventualmente la facciamo insieme durante la serata, perché le novità volevo capirci un po' meglio, volevo un po' fare un po' di mente locale per cercare di capire come funzionava, quali potrebbero essere i pro e i contro sul mercato e quant'altro. E mi vado a iscrivere comunque. Per chi non lo sapesse, Panoschi, che lo trovate su qualunque canale, lo trovate su Telegram, lo trovate su Twitter con Sorry for Bunnies, ve lo faccio vedere. Ok. Panoschi è un esperto praticamente di vari campionati minori. Abbiamo fatto giovedì scorso, nell'appuntamento di giovedì scorso, abbiamo fatto una live in cui abbiamo parlato di campionato norvegese. Se non l'avete vista, andatevela a vedere perché il buon Panoschi ci ha sparato dei nomi incredibili. Quindi
Quindi vi consiglio di andarli a rivedere la live. Ho estratto su YouTube soltanto la parte in cui, perché c'è la parte iniziale in cui non c'era, solo la parte in cui stavo, in cui parliamo di tante cose sul Norvegia, su tanti altri campionati. Lui tratta tutti questi campionati, quindi è un esperto di Bundesliga e la Bundesliga 2, campionato austriaco, Liga D, vabbè, Premier League, Norvegia, Russia, Danimarca, Romania, Stati Uniti, Brasile, Perù, aggiungerei, perché ha dato tantissimi consigli, no, norvegese, sì, tanti altri campionati, quindi andatelo a seguire. E all'interno è il primo di tutte le community che ci sono in giro su Sorare, che è praticamente sbarcato su Web3, ok? Andate sulla pagina, trovate tutte le informazioni, trovate il link, praticamente nel Web3 che ha creato è fantastico, perché facendo delle missioni c'è una classifica, facendo questa classifica si possono vincere carte che è già distribuito, si possono vincere premi e si possono vincere, come è scritto, da giugno il campionato sarà l'unico per la Challenger, sì, infatti, come dice giustamente Panoschi, che sarà l'unico nella Challenger, sempre se non cambiano qualcosa, speriamo. Quindi andatevela a rivedere perché è molto interessante. Quei nomi magari vi potrebbero servire, perché se fate un bel blocco lì, praticamente giocate praticamente da solo la Norvegia. Le carte sono poche, quindi se beccate giusta la giornata. E vi ricordo che in Challenger ci sono i premi nelle prime posizioni in Ethereum. Quindi andate a vedere il Web3 di Solay for Bunnies. E come vi dicevo, come nel mio caso, che io mi sono classificato tra i primi 20, ho vinto un posto in un torneo MLS Amateur, dove ci sono vari premi e quant'altro. Quindi andate a vedere, per qualsiasi cosa contattatelo, lui risponde, eccetera. Quindi dicevo, Naomiki Ueda non ha la carta, è un giocatore interessante. È interessante vedere a quando arriverà la carta. La prima sicuramente spareranno altissimo, ok? La spareranno altissimo. Il secondo interessante come difensore, che non ha la carta, interessante neanche tanto. Stavo andando a vedere giusto, raga, quali sono i giocatori che sono senza carta. Vabbè, questo qua non lo consideriamo proprio, non lo consideriamo proprio. Questi sono i difensori. Andiamo a vedere un po' se centrocampisti, chi sono, se c'è qualche centrocampista rilevante. Oh, Ito non è vero, Ito non ha la Limited. Lui è un giocatore molto interessante, molto interessante. È un 25enne, giovane. La squadra non è un granché, però lui comunque è di buona aspettativa. Vedete che voti, vedete qua praticamente oltre a qualche decisive, anche praticamente all around, quindi è un bel giocatore. Qui sarebbe interessante, e sarà interessante sapere a quanto potrà arrivare la prima carta. Vabbè, io non sono un amante delle prime carte perché costano tanto, tranne un giocatore che ho provato a prendere come prima carta, ma per il resto niente. E poi niente di rilevante come centrocampista. Poi attaccante, vediamo un po' se c'è qualcosa che manca all'appello. Ok, Suzuki, sempre delle Niigata, se non erro, forse Niigata. Manca qualche carta, perché probabilmente forse l'anno scorso era in B, non saprei, non mi ricordo sinceramente. Non ricordo. Ok, quindi vi ricordo che tra le novità che ci sono di Sorare, arriveranno la settimana prossima, arriveranno le carte J-League. Quindi scaldate i motori perché arrivano. Poi che altro? Niente, queste qua sono le novità. Queste sono le novità di Sorare, praticamente, che hanno lanciato oggi. Volevo andare a vedere in arrivo, perché dovrebbe esserci la competizione allenamento Academy. Ok, già l'hanno modificata. Non l'avevo ancora vista. Mamma mia. Montepremi pazzesco. Massimo 5. Montepremi. Quello che hanno detto. Qua. Qua è interessante. Sta interessante. Vediamo un po'. Vabbè, io qua gioco. Potrei portarci.
Guzan. Adesso parliamo anche di Guzan. Ma ecco perché io non lo so se fino a che voglio proprio, sono proprio curioso di vedere i primi che andranno a premio. Chi saranno? Sarà tutta gente che avrà carte blu, carte nere. Non lo so, non credo che con le carte nere le mettono qui. Ok, e quindi abbiamo visto. Poi, fiducia e trasparenza, dicendo abbiamo lanciato un aggiornamento che collega la pagina di una scheda sorella ai suoi dati IPFS. Questo aggiornamento consente ai nostri manager di verificare facilmente le informazioni chiave per i loro collezionisti digitali. Ah, ok, praticamente questo discorso qui è il discorso che non so se avete notato che in Sorare, adesso entrando in una carta qualunque, hanno iniziato ad aggiungere praticamente alcune informazioni. Alcune informazioni, ad esempio, queste le ultime listate, le ultime vendute, poi hanno aggiunto i PFS data, che praticamente sono, se io prendo questo link, ok? Se non mi ricordo male, faceva così, ok, non si faceva così, bene, e comunque praticamente questo è il link univoco di questa carta all'interno della blockchain di Ethereum. Questo è, ok, quelli sono i dati, è vero, e forse questo è la picture, ok, quindi se per gli sviluppatori, eccola qua, per gli sviluppatori, sì, e per gli sviluppatori che hanno passione, vogliono fare un'applicazione e quant'altro, addirittura possono usare questi link per fare, che ne so, voglio fare una mia pagina web in cui metto le carte, l'elenco delle mie carte, io posso inserire così facendo le immagini e quant'altro. Praticamente questo è un link univoco di quando praticamente la carta viene mintata e quindi che genera un numero univoco. Poi io non sono un esperto, ho un'infarinatura di Ethereum, della blockchain e quant'altro, ma sicuramente ci sono altri più esperti di me che magari possono spiegarvi meglio come funziona questo sistema qui. Ok, esatto, finalmente hai un link che riporta la tua carta NFT e puoi controllare i metadati, sì. Esatto, perché sapete che le carte hanno dietro, hanno una valanga di metadati, quindi che ne so, tutte le caratteristiche, la numero 404, colore sfondo giallo, special edition, e, che ne so, con la firma, senza firma, con il giocatore, eccetera, con la squadra, tutti quanti questi dati compongono i metadati che poi compongono la squadra, che sono tutti quanti inseriti. Che viene generato quando praticamente vengono inseriti nella blockchain. Allora, io nelle ultime giornate sono state le giornate allora fantastiche. Allora, prima di tutto, vabbè, qui c'ho Sia Nils. Allora, cominciamo a parlare della ok, sì, perché mi ero fatto una buona scaletta per non perdermi, perché c'era stasera, volevo dire un sacco di cose. Ok. Allora, la prima cosa interessante che è successa in questa settimana è stato praticamente, a parte il derby di Milano, che per me è andato molto bene. Poi, allora, Le Cesne praticamente è diventato il nuovo allenatore dei New York Red Bull. Quindi lui era già all'interno del team. È stato mandato a casa il primo allenatore ed hanno promosso Le Cesne. All'inizio è stata lanciata la notizia: ciao, ciao, Colesan. Non sappiamo dove fossero caricati. Ah, sì, Panoschi è un esperto anche di blockchain, di Ethereum e quant'altro. Sì, infatti, spesso sono venuto a sentirti e parli di un sacco di cose interessanti anche sul discorso del blockchain. E se giocando a Sorare, almeno un'infarinatura della blockchain bisogna averla. È vero che non è necessario, eh? Non è necessario.
uno può anche affrontare Soreir come se fosse un gioco di fantacalcio, così com'è, non so dietro come funziona Ethereum, non so come funziona, anche se molti la pensano diversamente, alcuni sono fissati che il discorso Ethereum sia fondamentale, si può parlare per me, si può parlare in euro, si può parlare in Ethereum, come volete voi, ognuno parla la lingua che usa la valuta che più preferisce. Per il mio punto di vista, chi viene, chi aveva un portafoglio, un wallet in Ethereum e ha trasferito i suoi Ethereum su Soreir, è logico che parli in Ethereum, ok? Perché ha sempre ragionato con un wallet in Ethereum. Chi invece prende i suoi soldi, diciamo, tra virgolette, io metto 100 euro dal mio stipendio su Soreir, per me sono 100 euro, che poi dopo magari non conosco l'Ethereum dietro e quant'altro, puoi anche ragionare in euro. Questo ovviamente ci sono alcuni che, di quelli più anziani di Soreir, che sicuramente mi ammazzeranno quando sentono quello che ho detto, perché si parla, per loro si parla solo in Ethereum e basta. Va bene. Quindi dicevo che finalmente New York Red Bull, che stanno facendo una stagione a dir poco penosa, ok? Classifica, andiamo a vedere la classifica MLS. Questa giornata hanno praticamente, allora, sono ultimi in classifica, punti 9, quindi non è niente di irrecuperabile, perché guardate quanto è corta la classifica, cioè praticamente qui alla decima posizione stanno a soli 3 punti. Questa giornata giocano in casa nel derby contro New York City. Considerate che hanno giocato nell'infrasettimanale hanno giocato contro, eccolo qua, US Open Cup contro i DC United di Rooney, e hanno vinto per 1-0. Quindi prima partita del nuovo allenatore, già hanno vinto per 1-0. Allora, vediamo qua se me la fa vedere anche da qua la lineup. Ok, era interessante sapere come questo allenatore cambiava la squadra. Allora, diciamo che la squadra a livello di disposizione, vedendo, sono andato a rivedere un po' l'allenatore c'ha un bel pregresso, ha una bella storia dietro e secondo me ha anche delle buone possibilità. Io so che qua magari nel post mi sono un po' dilungato tanto. Lui è arrivato nel 2022 ai New York Red Bull, in precedenza è stato nel New Mexico United per 3 anni, è diventato allenatore nel 2019, è stato il primo allenatore a portare il New Mexico ai playoff, e poi è stato nominato allenatore dell'anno nel 2020, nel 2019 ha portato il New Mexico ai quarti di finale della US Open Cup. Nel 2015 è stato allo Charlotte Independence e ha trascorso 3 stagioni, hanno raggiunto i playoff in anni consecutivi e l'Independence è passata agli ottavi di finale contro i Llama Hunt nell'US Cup Open. Quindi diciamo che è un allenatore che in genere nella sua carriera, anche se in categorie inferiore, la sua l'ha detta. Sono andato a vedere un po' come giocava, ok, soprattutto con il New Mexico, perché erano quelle un po' più recenti, quindi magari volevo capire com'era la sua mentalità. E devo dire che praticamente lui gioca principalmente con un modulo con difesa a 3, predilige, e con il regista, diciamo, dietro le punte, quindi con un 3-4-3. Me l'aspettavo una cosa del genere. O gioca così, oppure alcune volte ha giocato con una punta, quindi una punta, 3 giocatori dietro e 2 mediani sulla mediana. Nella mediana, ovviamente, andiamo a vedere adesso la formazione, la squadra di New York. Quindi io personalmente su New York Red Bull mi fido di questo, mi è piaciuta la storia di questo allenatore. Poi questa squadra già con il vecchio allenatore giocava più o meno con questo modulo, quindi non, diciamo che non c'è uno sconvolgimento di gioco. Quindi essendo che non c'è uno sconvolgimento di gioco, ho fiducia che magari lui con nuove motivazioni, comunque con il pregresso che ha, che per portare una determinata squadra
dal nulla ai playoff, addirittura portarla ai quarti di finale di US Open, stiamo parlando di US Open, una squadra di una lega inferiore, l'ha portata ai quarti di finale di US Open, dove si scontra comunque con le squadre delle MLS. Quindi sicuramente non è l'ultimo arrivato, sicuramente le cose il suo lo sa. Quindi ho fiducia in questo allenatore, speriamo. Prima giornata comunque ha portato una vittoria. Allora, per esempio, faccio il confronto, dai, vado con i Chicago. Come vedete, con i Chicago, il vecchio allenatore, lui era il secondo, quindi magari già qua c'era un po' il suo imprinting. Anche qui giocava con il 3-4-1-2, quindi più o meno il format dovrebbe essere questo. Questa è la squadra più o meno che Red Bull ha più o meno schierato quasi sempre, tranne in situazioni particolari, tipo qua sempre 3-4-1-2. Allora, detto questo, io ho pensato bene, dico, ok, ho fatto una plusvalenza, ma perché non puntarci su questa squadra? E quindi che cosa ho fatto? Ho preso Nels. Allora, andiamolo a prendere. Nels, eccolo qua, difensore centrale. Allora, il prezzo è costante per il momento, perché comunque è appena arrivato. Io qua sto facendo un progetto in senso basso prezzo per un'ottica futura di buoni rendimenti futuri. Come vi dicevo, hanno i New York City, quindi derby, poi c'hanno il Toronto, dove la partita è un po' più ostica, poi il Montreal, dove secondo me i New York Red Bull sono superiori, e poi c'hanno i Sanders, che sono forti, quindi però per le prossime giornate, di cui due giocano in casa, potrebbero magari portare nelle prossime tre giornate magari 6 punti, e quindi portare alla ribalta. Non è detto che con il Toronto magari non facciano una qualche sorpresa, quindi io ho puntato principalmente su 3 giocatori, ok, del New York Red Bull. Andò su di lui, andiamo a vedere, attualmente sta a 2,45 euro, la nuova finisce fra 12 ore, sta attualmente a 2,13 euro, vediamo buyer, dove sono io, sono qui a 2,53 euro, e poi praticamente ci sono state alcune compravendite, quindi diciamo che bene o male sono ancora in linea con il floor, vediamo dopo questa prima giornata come va. Comunque parliamo sempre di un difensore di una squadra dove non penso che ci siano tantissimi clean sheet, quindi magari qua se arriva una plusvalenza lo do via. Attenzione a non confonderlo con Dylan Nils. Comunque non è un giocatore malvagio, ma è meno titolare dell'altro. Poi, vabbè, qua il fenomeno della squadra è Torchi. Chi ha questo budget e può prenderselo, lo prenda, perché lui, allora, qua infatti si sta alzando, ok? Si sta alzando il prezzo, forse per la fiducia del nuovo allenatore. Ne avevamo parlato a gennaio, febbraio, prima dell'inizio dell'MLS, c'ha 20 anni sto ragazzo, 20 anni, e stiamo parlando di un ottimo giocatore promettente che può fare grandi cose, può fare belle cose, ok? Quindi il prezzo attualmente del floor è a 31 euro, è un giocatore, vi faccio vedere di score, guarda che score, stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni, è forte, è una giovane promessa, forte. Qua l'unica pecca di Tolkien potrebbe essere che magari non c'è niente di informazione, magari qualche squadra ci butta l'occhio su e dice, ma sai che c'è, è giovane, magari lo porto in Europa. In Europa penso che sia presto per lui, perché comunque stiamo parlando sempre di MLS. Non so in Europa come potrebbe essere sto giocatore, come difensore in Europa. Quindi, ma per il momento non ci sono voci, non c'è nulla. Al momento gioca qua, è sicuro che gioca qui, e quindi è un ottimo giocatore ed è, secondo me, il top player della squadra. Poi, il secondo su cui ho investito è Burke. Burke l'ho preso appena ho saputo della notizia del nuovo allenatore. Ho preso difensore e attaccante Burke. Come vedete la media è molto bassa, ottimo per
cap 220 e magari cap 240, non ve lo dico proprio perché se mettete dentro la cap 240 vi fa poco poco gol, è tutto di guadagnato. Il problema di Burke è che vediamo se si è cambiato qualcosa. Allora, cosa facciamo? Flashare qua. Andiamo a vedere se è cambiato qualcosa perché nella partita della US Cup è uscito per infortunio. Adesso io non ho visto, ho visto il replay, ma nella coppa c'è poca roba, c'è il replay quello corto, non hanno fatto vedere il momento dell'infortunio e so soltanto che lui è entrato e poi è uscito per infortunio. Quindi stamattina stavo guardando. E allora lo sono perso. Allora qui parla di 5-2-1-2. Sì, ci può stare, cioè, ci può stare sia come discorso così, comunque anche Dylan Nils, non sarebbe male come acquisto, comunque una Manella di 15 basso, e poi magari ce lo faccio un pensierino, magari ce lo faccio un pensierino. Allora, quindi vi dicevo, allora vediamo un po', e infatti stamattina non era così, probabilmente si è accorto del discorso dell'infortunio. Vediamo se l'ha aggiunto qua. Sì, Burke questionabile, ok, perché il problema è che c'era l'infortunio. Stamattina l'ho visto che era l'80% per essere titolare, ma c'era sta cosa che non mi convinceva, infatti l'ho messo fuori. E infatti nella nuova squadra porta Burke 20%, hanno invertito, e Tom Barlow e Manuel è, diciamo, è riserva, ok? Però con i New York diciamo che potrebbe adesso giocare un po' di più per il discorso dell'attaccante che è stato cacciato fuori perché ha fatto un insulto razzista. Quindi praticamente è stato messo fuori di squadra e non si sa se verrà reintegrato. Vediamo un po', eccolo qua. Dante Vanzier è stato messo praticamente, ve lo faccio vedere qua. Ciao Trichi, ciao, tutto a posto? Com'è sta notizia di Kappa League? Ah, ok, arrivi in live, perfetto, perfetto. Fammi sapere, magari se non vedo il tuo login perché ci ho aperto un'altra schermata, magari scrivimi qua che ti aggiungo in live. Ok. Dicevo che lui ha fatto degli insulti razzisti e quindi è stato squalificato, se non erro, per 10 giornate. E soltanto che ha fatto una comunicazione alla squadra la settimana scorsa, non so se ci sono novità. Intanto lo continuano un giorno fa, 15 ore fa. Vediamo qua come l'hanno scambiato. Vabbè, in una compravendita, per usarmi, con Siris. Praticamente l'ha scaricata a Siris perché comunque il valore rimane alto, però i Red Bull hanno dichiarato che praticamente al momento, nonostante anche nel suo rientro, rimarrà fuori squadra. Quindi probabilmente si pensa a un'aggiunta di punizione da parte di Red Bull, non si sa per quando. Quindi, tornando alla squadra dei Red Bull, Manuel non dovrebbe essere titolare, il titolare dovrebbe essere Vanzier. Quindi bisogna capire Dante Vanzier quando rientrerà, se rientrerà e quando rientrerà. Manuel dovrebbe andare in panchina e Burke dovrebbe essere il titolare qua. Poi io il terzo acquisto di questa squadra su cui ho puntato è su Omir Fernandes. Andiamo a vedere, eccolo qua. Omir Fernandes ha segnato l'ultima nella partita infrasettimanale di Coppa e diciamo che è un buon trequartista dai piedi buoni, gioca titolare, ogni tanto fa qualche decisive,
Diciamo che al momento, secondo me, costa così poco per un discorso che la squadra comunque sta girando male. Infatti, guardate pure il ruolo centro-attacco, quindi gioca dietro le punte, è il suo ruolo perfetto. Mi auguro che se i Red Bull dovessero rinascere, magari passeranno i decisivi, i gol e quant'altro, magari passeranno dai suoi piedi. Quindi io ci ho puntato. Quindi io ho preso Corey Burke, Mills e Omir Fernandes. Poi, e questi per quanto riguarda la parte dei Red Bull, ok? Poi, un'altra cosa che importante che è successa in questi giorni, intanto chiudo qualcosa sui Red Bull. Un'altra cosa che è successa in questi giorni è che signore qui, che ovviamente non trovo perché come Max si chiama solo Max, il colorato Rapids. Devo andare a prendere il roster perché ogni volta che lo vado a cercare, ogni volta che lo vado a cercare, essendo che Max ce ne sono tantissimi, eccolo qua, lui è Max. Questo signorotto qui, questo signorotto. Ciao Piox, ciao, buonasera anche a te, grazie per essere passato. Questo signore qui è stato accusato di essersi venduto per non so quanti monete brasiliane per un cartellino giallo durante una partita. Ok, quindi indagato per calcio scommesse e attualmente praticamente è fuori rosa. Quindi attenzione, chi ce l'ha? Piazzatelo, piazzatelo, piazzatelo. Guardate stamattina, guardate oggi. Questa notizia che è proprio stamattina è partita. Infatti, ho cercato di darla praticamente quasi quasi lampo. Ho cercato di dare. Cioè, appena uscita la notizia, l'ho lanciata. Qualcuno ha buttato qualche bestemmia su Telegram, su Facebook. Però niente. Quindi, questo che cosa può comportare? Sicuramente, se ce l'avete. Se ce l'avete, toglietelo. Adesso voglio vedere se trovo con Tom che ha dato la notizia lampo. Qui la notizia, eccolo qua. Questo praticamente è l'intervento incriminato. Praticamente si è preso. Preso sto giallo e praticamente sto giallo dicono che lui ha preso la mazzetta praticamente per prendersi sto giallo e quindi al momento è indagato per calcio scommesse, al momento è fuori rosa. Quindi detto questo, se ce l'avete io personalmente o lo darei via oppure farei uno scambio. Adesso nei Colorado Rapids andiamo a vedere. Si possono fare ovviamente degli affari. Magari si facevano sicuramente meglio stamattina quando ho buttato lì la notizia. Allora, vabbè, Rubio è titolare, è la punta fissa. Kevin Cabral, che conosco molto bene perché l'anno scorso l'ho seguito quando stava ai Los Angeles, ai Galaxy, e non mi fa impazzire come giocatore. Sentito qualche tifoso, qualcuno vicino alla squadra qua dei Colorado, praticamente nei Colorado Rapids diciamo che c'è quel sentimento di dire che qui se un giocatore vuole riscatto, nei Colorado Rapids molto spesso lo trovano. Quindi potrebbe essere il suo riscatto di Kevin Cabral. Al momento qui lo porta come titolare. Gli altri due, quindi sono qui dove gioca praticamente il buon Max, che buono probabilmente non è, Barrios, ok, e Lewis. Mo, io oggi li ho presi entrambi. Lewis 83 centesimi, Barrios 1,84 euro. Mo, adesso non so, vediamo un po' a quanto sono arrivati. Comunque ragazzi, cioè, ancora si è alzato di poco. Guardate, qua ha avuto un po'.
un po' il picco per l'anno, dopo la notizia, il picco c'è stato, qualcuno l'ha acquistato, andiamo a vedere chi l'ha acquistato, vediamo se qualcuno della community si è lanciato dopo la notizia. Allora, Bayer, allora, qui qua c'è addirittura qua qualcuno che mi ha anticipato di poco. Dopo fa l'americano, l'ha preso da Sandonio, Martino, c'è qualcuno, perché qualcuno c'aveva Max, allora è corso a prendersi, se non mi sbaglio, uno della community aveva l'altro, aveva Lewis, solo che diciamo che secondo me parte come favorito Barrios. Lewis, andiamo a vedere pure Lewis, sicuramente avrà avuto qualche vendita, perché adesso sono loro che si dividono il posto, sempre se non cambia qualcosa. Lewis, no, più o meno siamo lì. In lui infatti non c'è tutta sta fiducia che c'è stata per... Abbiamo 83 centesimi, va bene, nel senso 83 centesimi è una scommessa, meno di questo può andare. Dove sto? Ecco qua, 83 centesimi, 83. Infatti qua l'ho visto che subito dopo sono partiti a bomba, infatti questi qua sono partiti quasi un secondo dopo, quindi è salito già un po'. Ciao, io devo staccare, alla prossima. Ciao Stompatore, grazie mille per essere passato. Ha fatto piacere averti qui, alla prossima. Oppure non so se sei su Telegram, ci possiamo vedere anche sentire su Telegram. Quindi allora, quindi ragazzi, io consiglio di dargli un'occhiata e di prendere in considerazione. Comunque considerate che qua siamo a 2,45, magari se ci buttate un'offerta sui 2 euro, magari accettano. Comunque vi ritrovate, cioè più che altro lui, perché attenzione sempre il discorso che ci sono centrocampisti e attaccanti, e vediamo forward, ma dove stanno i centrocampisti? Non li vedo proprio. Allora, forward non li vedo, ma infatti sono quasi tutti quanti attaccanti, sarà proprio qualche carta vecchissima centrocampista, infatti non mi ricordavo di averne visto qualcuno. Niente, quindi qua addirittura ci sta pure la carta nuova 2,45, fateci un pensierino. No, la carta, la penultima, la carta dell'anno scorso, magari potete fare un'offerta, magari accettano anche con di meno. Ok, quindi un'altra cosa sì che volevo, però faccio uno switch totale. Allora facciamo così, mentre... Ah ok, un'altra cosa, informazione importante che volevo darvi è Guzan. Bene, già è salito, ok. Guzan praticamente l'ho comprato praticamente quando è stato... È un po', già è passato tutto questo tempo. Eccolo qua, 7,22 euro, Guzan. Il buon Guzan è il portiere titolare dell'Atlanta, ok? Andiamo a vedere Atlanta. Si è fatto male. La settimana scorsa vi avevo detto, giovedì scorso o venerdì, quando ci siamo messi in live, vi avevo detto che si stava allenando separatamente. A quanto pare... sicuramente si sta allenando, da ieri si sta allenando con la squadra, quindi praticamente sta rientrando. Come è stata buttata la notizia, boom, oggi è giornata di notizie bomba, oggi è una giornata proprio di notizie bomba. Cioè, allora, dove stavo? Guzan, eccolo qua. Come è stata buttata la notizia, subito è stato acquistato a bomba, infatti già è arrivato a 13 euro. È arrivato a 13 euro in un attimo. Vabbè, io l'ho preso in tempi non sospetti, perché loro dicono che arrivava per fine maggio, sarebbe rientrato. Ho pensato che 7 euro per... dove sto? Non so neanche se mi ci vedo, mi ci ritrovo qua in mezzo, oppure una trattativa un po' troppo... No, forse ci sono. Eccomi qua. Eppure l'avevo pagato di più, ma forse perché l'ho preso... Ah, ho preso la nuova, l'ho preso all'asta, sì, l'avevo presa all'asta. È vero che è un 38enne, ma è sempre il portiere titolare dell'Atlanta. Quindi
la situazione dell'Atlanta, dei portieri, sicuramente questa giornata è un po' più chiara, è un po' più chiara della settimana scorsa. Perché, come ricordavate, che Guzan si era fatto male, era rientrato Westberg, poi praticamente Westberg, dopo la seconda partita che è rientrata Guzan, si è fatto male a sua volta ed è rientrato Diop. Adesso Diop, dopo una partita che ha fatto, una partita e mezza praticamente che ha fatto, si è ritrovato praticamente la settimana scorsa che inizialmente dicevano Diop sicuro, Westberg ancora non sta bene. Poi all'improvviso, all'ultimo, a poche ore dall'inizio della partita, hanno buttato dentro Westberg perché stava meglio. Quindi attualmente Westberg sta bene perché ha giocato anche l'ultima giornata, quindi in questa giornata molto al 99% scendere in campo Westberg. Però sappiate che Guzza sta rientrando, quindi sicuramente quando rientrerà, è sicuro, non è mai corretto dire sicuro perché nel calcio di sicurezza ce ne sono veramente poche, ma lui è il portiere titolare, sicuramente è nell'ambiente pure, è apprezzato e tutti lo stimano, c'è stato un entusiasmo oggi dopo la comunicazione. Ci sei? Aspetta che arrivo, eh. Ciao Michele! Ciao Domenico, Ciao, ciao a tutto a tutti. posto? Tutto bene, tutto bene. Tu anche? Sì, tutto bene, grazie, grazie. Oggi stavo facendo un giro di varie informazioni, stavo parlando di MLS, stavo temporeggiando un po', che magari parliamo un po' di Cup adesso, che ci sei tu, Volentieri, che ci molto puoi dare volentieri. qualche info. Quindi volevo. Per chi non conoscesse Michele è o Double T 9095, come leggete sotto il suo nome, e praticamente è un appassionato di Kappa League. Sicuramente per chi ci frequenta sui vari social conosce benissimo sia Michele che Matteo, Gabriele, che sono i nostri appassionati di Kappa League, che danno consigli sul gruppo Telegram e che hanno un fantastico gruppo, una pagina su Twitch. Ve la faccio su Twitter, scusate, su Twitter, e hanno anche su Twitch dove streamano generalmente e danno informazioni utilissime su Kappa League e quant'altro. Se vuoi dire qualcosa, se vuoi presentarsi. Sì, no, hai detto giusto te, siamo degli appassionati Kappa League che seguiamo il campionato ormai da un anno e mezzo. Quindi abbiamo imparato un po' a conoscerlo, a conoscere i giocatori e col fatto anche che le partite sono in chiaro sul sito Kappa League TV, diciamo che ci piace anche guardarle. Quindi diciamo che sì, siamo degli appassionati che ci seguiamo da tempo e quindi ci prendiamo anche la responsabilità di dare qualche consiglio. Ogni tanto ci azzecchiamo anche. Quindi. Infatti, 2 secondi prima che entravi, ho detto su quel portiere che stavo facendo vedere, no? Ho detto sicuramente è titolare. Poi mi sono corretto, ho detto Esatto. sicuro è calcio. Soprattutto i Cioè, portieri in Corea non è mai sicuro nulla, quindi stiamo parlando di MLS, di un portiere che praticamente si è infortunato, è entrato il secondo portiere, dopo una giornata si è infortunato il secondo portiere, è entrato il terzo portiere, quindi non si è capito completamente niente, quindi stavo facendo un po' di chiarezza su quello. E niente, quindi concludo per chi seguiva il discorso dell'Atlanta, giusto così un attimo a volo. Vai, finisci tu. E tutti quelli che erano infortunati la settimana scorsa, quindi Arruio, i portieri e quant'altro, sono tutti rientrati ad allenarsi. Quindi questo era il tutto. Se vi interessa Guzan, andatelo a dare un'occhiata. Quindi niente, Michele, allora, questa giornata è stata un po' complicata con la Corea, tra partite che si sono giocate, partite che non si sono giocate, partite con punti, con non punti, un po' un caos c'è stato. Per fortuna. Purtroppo sì, perché col fatto che hanno spostato l'orario del Games Week alle 4 invece che a mezzogiorno, i turni settimanali dove la Kappa League gioca alle 12 e mezza, appunto, viene divisa in 2 Games Week e appunto, con i problemi che ha Opta nel calcolare i punteggi, le partite degli anticipi tante volte non vengono, cioè tante volte sicuramente non vengono calcolati i punteggi, quindi è un po' un peccato.
Però insomma, dai, speriamo che anche oggi è nata una comunicazione che sono addolorati del fatto che non riescono a coprire i voti e quant'altro. Hanno promesso quella competizione, adesso mi ricordo verso il 29 maggio, forse può essere, non ce l'ho sotto mano, e dove faranno appunto una competizione sulla K League. Eccola qua, Esatto, Luca. sei lì. Sì, stiamo lanciando una competizione settimanale speciale della K League Esatto, alla fine di maggio sì, mi sono invitato io il 29, non so perché, 29, però forse sì. il 29 era un'altra data dell'altro Ah, evento. ecco, infatti forse quella. Ma, infatti stiamo lanciando. Adesso bisogna vedere. Quando hanno detto stiamo pubblicando le carte della J League, è passato un mese, quindi bisogna vedere Va quando. bene, hanno detto però fine maggio, quindi spero che rispettino i tempi. Questo potrebbe portare a un rialzo magari, soprattutto in quella settimana lì, dei prezzi, secondo me, perché comunque quando fanno qualcosa di esclusivo per un campionato i prezzi tendono ad aumentare, quindi se dovete, cioè se c'è qualcuno in chat che ha intenzione di investire sulla K League, qualche giocatore o quant'altro, consiglio di non aspettare proprio quella settimana lì per conquistarlo, perché sennò rischiano di strapagare i giocatori. Come un po' accaduto per questa settimana qua, che come tipo il portiere di Jeju che è aumentato parecchio, perché era uno dei pochi portieri che giocava in queste settimane qua, e quindi giustamente i prezzi si sono un po' alzati. Infatti, sia io che te l'abbiamo venduto con ottime plusvalenze. Vado un attimo a vederlo, mamma mia, io questa settimana con la G League è stata per me, è stata proprio, cioè scusami, K League è stata a cardiopalma perché mi sono dovuto separare da Kim Dong-hyun che era molto affezionato, infatti mi sono separato dai miei due a cui ero più affezionato di tutti, da lui, che poi alla fine sta pure Sì. discendendo, ha avuto il Ma sì, picco. ma c'è stato esatto quel picco proprio per a ridosso magari della Games Week, e dopo c'è stato un po' Io non da ricordo neanche più deciso. a quando l'ho venduto. Guarda quante Comunque, transazioni sono state. 43. Ah, guarda qua. Cioè, praticamente quello dopo di me l'ha venduto a 50. Sì. Quello Però dopo è l'altro. quello nuovo. Però quello nuovo. Ah, ok. Questo sei tu che hai fatto. Ah, sto scambio. Sì, mi ha dato parte mia 0,22 in Ethereum più quel giocatore lì che l'ho venduto a 0,038. E quindi Sì, alla fine è praticamente ti ha come messo se. quella piccola differenza che non aveva con quel giocatore lì. Esatto. Io, quello che dicevamo pure un po' sulla pagina, sul gruppo, io ho chiesto consigli a voi, ma mi dispiaceva perché mi dispiaceva proprio dividermene. Però non so effettivamente quanto ancora, cioè forse c'è stato pure l'hype per il discorso un po' delle carte del sell or play, e forse ce n'era un po' di meno, la gente lo correva perché lo voleva a tutti i costi per sta Game Week infrasettimanale, quindi poi non so se adesso si riabbasserà di nuovo oppure magari ci abbiamo perso. Ma no, ma secondo me allora non si, non è che crollerà sicuramente, perché comunque un buon portiere, anche stagionato ha dato 76 punti, Jiu sta facendo benissimo perché ha vinto tipo da 5 vittorie di fila, una roba del genere, quindi lui è un buon portiere, comunque anche quando magari subisce gol fa sempre ottime parate, cioè, ma anche vederlo giocare lo vedi che è molto forte, e quindi secondo me il prezzo rimarrà lì, ma riscenderà a 0,22, 0,21, però diciamo Io che. mi sono convinto quando mi sono reso conto che il prezzo di vendita di Kim Dong-hyun era praticamente quasi uguale a quello di Jo Yeon-woo. E pensare che qualche settimana fa avevo fatto una plusvalenza, non mi ricordo, e offrivo una sessantina di euro per lui e mi venivano rifiutate le offerte. Ma io, cioè, a sto punto, cioè, mi ritrovo a vendere un giocatore che comunque sì, è forte, in hype, ma è in hype con lui che comunque sia viene anche da partite non tanto belle, quindi il prezzo si è pure abbassato. Quindi dico, ma quando mi ricapita più questa occasione? No, ma infatti secondo me la qualità di prezzo non c'è proprio paragone, perché Ulsan è la miglior squadra di Kappa League, fa tantissimi clean sheet, infatti comunque viene da due clean sheet di fila se non erro,
quindi comunque allora, Wilson è stata una delle squadre più penalizzate da questi, diciamo, giornate un po' spezzatino, dove appunto le game week erano divise su, scusa, la giornata di cap league era divisa su più games week. Sì. Infatti se tu guardi i suoi punteggi, ha fatto solo punteggi, diciamo, base 60, qua mi sa che qua, sì, gli ultimi punteggi di Dae Woo Ulsan non è stata calcolata, Ulsan Gwangju non è stata calcolata, Inkyon Ulsan non è stata calcolata, quindi vedi che ha sui punteggi base 60, 60, 32, che sarebbe 35 meno gol preso. Sì. Però vedi comunque, cioè, Ulsan porta veramente tanti clean sheet, e lui comunque è un ottimo portiere, quindi anche quando fa clean sheet para abbastanza, se gli arriva un tiro, quindi secondo me a parità di prezzo non c'è paragone. Il miglior portiere di Corea secondo me è lui. È la stessa cosa mi è successa stamattina, quando io sono appassionato di Nasan Go e mi sono reso conto che Nasan Go praticamente con 8 euro di differenza vendevo Sesigna, e quindi quello là sono passato una mano sulla coscienza. Ma questi qua secondo me sono gli scambi da fare, cioè quando uno è super hypato perché fa ottime prestazioni come Nasan Go, che comunque ha fatto non so quanti decisi di fila, meno 5-6, guarda lì. Ah no, una partita no, però guarda che Guti sta prendendo. E no. Sesigna invece è infortunato, quindi l'ultima partita non ha giocato, fa sì che i prezzi dopo uno cala, l'altro sale, quindi secondo me hai scelto sia il momento giusto. Sono fortunato pure che l'hype di uno coincide con il down dell'altro. Però secondo me hai fatto bene, cioè Sesigna è una garanzia, è il miglior attaccante di Corea indubbiamente, se sta bene ovviamente. Però è fatto bene. Mari dovrei aspettare una settimana in più, però... Sì, tanto... È fortissimo. Ma... A parte che ho avuto pure un piccolo... Ma è la cosa difficile qua, per la prima volta... Per la prima volta mi sono ritrovato a... Io facevo l'offerta e loro mi ribattevano che... Ragazzi, voi che ne pensate del nuovo fit? Sussurrare data, i tag sui giocatori del proprio roster. Allora, aspetta, che non so di quale... No, io ho visto che hanno fatto qualche modifica, tipo se tu vai sulla tua galleria, vai su My Gallery. Ok, My Gallery. Tipo, io vedo che... Ah, ma io nascondi le carte... Vabbè. Ok, sì. No, c'è un filtro se vuoi per nascondere le carte common. Ah, ok, dici proprio di nasconderle, ok. No, ma è proprio che se tu vai sul tuo account, adesso non mi ricordo perché l'ho fatto tempo fa, se tu vai sul tuo account c'è la possibilità proprio che quando entri sui tuoi giocatori non li vedi proprio. Cioè, di default, senza doverlo settare ogni volta da lì. No, devi andare come su Corea Italian Player. Di default, quindi? Sì, almeno se a te interessa vedere le tue carte common, allora, nel senso, lascia così, però se non ti interessa... No, ma io di solito, devo dirti, non vado mai da qui. Generalmente vado sempre qua. Ah, ok. Ma io non sono mai andato lì, probabilmente. Vado qua. No, però io ho visto che andando invece dall'altra parte, dove ho detto io, veniva fuori tipo se la carta la stai usando oppure no. Se la carta a che prezzo l'hai in vendita, tipo quanto l'hai acquistata. Cioè, è un po' più comodo, l'hanno un po'... migliorato secondo me da quel punto di vista lì. Ok. Dopo io ho la versione da poveri, quella standard, quindi magari non so se hanno fatto altre migliorie. No, infatti io ce l'ho da una settimana, ce l'ho da due settimane, ce l'ho, quindi anch'io non è che mi muovo. Allora, Panoschi sta dicendo, ha dei tag sui giocatori. Una puoi mettere quali sono i giocatori in vendita, altri quelli con cui ci giochi, e altri puoi mettere il prezzo a cui vorresti vendere. Sul loro Twitter c'è la news. Vedi sui giocatori ti appaiono i tag in alto a destra. Vado a vedere sul giocatore, aspetta. Mi sfugge, non lo vedo. Non vorrei... Aspetta, andiamo sul Twitter. Vediamo sul Twitter di Soledata. Ma questo può essere interessante. Market tax.
Ah, ok, market tax. Infatti quello ho visto, che ti viene fuori se è in vendita, se è usato, cioè se lo stai usando in qualche formazione e dopo altri parametri nuovi, ho visto anch'io. Ma Però però io io li diciamo un po'. vedevo andando, su My Successor, l'Italian Player, My Gallery. My gallery da qua dici? Sì, e lì, vabbè, io vedo solo le carte limite, però metti tipo carte Ah, limite. ok, eccolo. Vedi, not price, ci sono scritte quelle cose lì, Ah, ok. c'è scritto un po' di cose. Io sì, molto interessante. Guarda, Panoschi, la cosa interessantissima è quella che hai messo sul tuo gruppo Telegram. Aspetta che non mi viene, lo devo prendere sul telefono. Quell'applicazione su Rail Tracker. Ah sì, quello sì. Ma è fuori di testa. Cioè, ma per me mi ha svoltato proprio. Ma io mi sono accorto dell'hype del portiere da Egio, che a un certo punto notifiche venduto, 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 venduto. Dico, ma che sta succedendo? Cioè, qua è fantastico. Fai il login con Sorare, ti puoi mettere. Tu l'hai fatto, Michè? No, io devo ancora farlo, ma devo farlo a breve perché ho usato io tipo un tool, un'applicazione su Discord, sempre che segnalava tipo movimenti su giocatori e quant'altro, però questo qua non l'ho ancora usato. Mi sembra che diceva Panoschi, se non erro, che forse quella che stava su Discord, sì, infatti è lo stesso. Sì, ha detto la Ah, ecco scritta, è qua. lo stesso. Praticamente la cosa figa, oltre che puoi mettere avvisi su giocatori specifici, puoi andare sulla tua squadra e mettere, io su quelli che sono in perdita l'ho disabilitato, altrimenti, sicuramente ce ne stavano tanti in perdita. Quelli più vecchi che giocatori che pagavi 30 euro che mo stanno a 1 euro, figurati se mi arrivano tutto arriveranno notifiche non finisce. Però l'ho attivato solo per quelli lì che sono venduti a più del 10% dell'acquisto. Aperto Quindi praticamente che fa? Te lo attiva su tutte le carte. Se una carta per dirti io Li Yong so già di non volerlo vendere adesso, tipo questa qui, quella del contest con Sebastiano, no? Non la devo vendere, è inutile che mi arriva la notifica, l'ho presa e l'ho buttata. Certo. Però è fighissimo. Sì. Comodo. Fighissimo Devo perché attivarlo riesco. anch'io. È bello perché poi ti arriva proprio bello dettagliato, arriva ok, tu l'hai pagato tot, adesso l'hanno venduto in questo momento a tot, quindi sei in plusvalenza di 350%. Ok. No, ma ho visto i messaggi che mandi sul gruppo, quindi Ah, ok, sì, sicuramente. infatti lo sto usando perché è comodo. Ciao Belze, ciao, grazie per essere passato, buonasera. Ciao. Sì, è interessante, comunque stanno sempre andando avanti, pure Sorare, visto nell'annuncio, sembrava proprio che... Sì, ho visto, ho visto. Quindi, Segnali sai, positivi. sì, ma io personalmente... Non ne avevo dubbi, perché penso che comunque sia le cose che fanno alla fine non le fanno mai per a No, caso. ma è chiaro che fanno sia in buona fede che comunque come miglioria. Dopo, cioè, è ancora un po' in fase tra virgolette sperimentale, perché non è che c'è da 1.000 anni che quindi hanno potuto constatare tutte le varie situazioni possibili. Quindi ci sta che ogni tanto faccia qualche modifica, che magari si renda conto che la modifica che ha fatto sia una cosa che danneggia magari la community e tutto, e quindi magari provano a sistemare quant'altro, però insomma, ci sta. Però dai, il fatto che magari facciano qualche miglioria, che aggiungano, che spostino, che cambino, insomma è incoraggiante, quindi bene così. Ciao Matteo, intanto si è aggiunto pure Matteo. La cosa interessante, che prima non so se hai letto bene il tracker, ma è solo sito. No, allora tu lo fai sul sito, Belze chiede se è solo da sito o da app. Tu lo fai sul sito,
però lo colleghi al tuo Telegram e praticamente le notifiche ti mandano proprio un messaggio Telegram dove praticamente ti mandano proprio l'immagine del giocatore, ti mettono il prezzo a cui è stato venduto e tutto, ma ti arriva un messaggio diretto da, quella, da un account su Telegram. Ti dicevo, non so se hai notato, su tutte le regole del discorso lì della nuova collezione che si possono fare e quant'altro, hanno aggiunto delle postille del tipo che il giocatore non deve essere in vendita, altrimenti non ti fa punteggio. Poi hanno aggiunto che se non è stato venduto negli ultimi 90 giorni ha dei punteggi in più. Quindi ho pensato che... Sì, per le carte miserevoli che non si vendono, magari per dargli un buon giro. Quello... Vabbè che però, cioè alla fine, però è vero che magari hanno un valore in più, però comunque non è che acquistano valore, perché se acquistano valore la vendi e quindi perde in realtà di valore... Sì, no, io ho pensato al discorso che se ci saranno meno carte in vendita probabilmente, forse è quello che volevano ottenere, magari meno carte in vendita, quindi sì, prezzi più meno quattro. Carte, quindi esatto, così si alzano i prezzi. Sì, ci stanno, cioè, comunque meno carte sono sul mercato e più i prezzi ovviamente sono alti, perché se uno vuole quella carta lì e il valore è tanto alto... o la prende a quel prezzo, comunque magari ritratta un po', però i prezzi sono alti, cioè anche il valore alto è un bene. Sì, no, infatti poi ho visto della regola che le carte numero uno valgono di più, ti danno più punti, poi le carte che hanno il numero seriale uguale al numero di maglia valgono di più, tutte queste cosette qua. Non so, io ho pensato ai Blue Wings, ho detto, vuoi vedere che tutti quegli acquisti di quei Blue Wings che non valgono nulla al momento, magari se un giorno dico, se fanno punteggio, magari li butto lì dentro e mi faccio la collezione della squadra dei Blue Wings. Affrettati a comprarli tutti allora, completa la collezione. Tanto quelli che mi mancano sono quelli là che costano proprio tipo, che esatto. Se offro zero me li danno, dici tipo, quindi non li... Ti danno soldi per prenderli. Stile Soleil Art, che c'è, cioè, sì, Belze dice Soleil Alert, sì, lo dicevamo, praticamente lo stesso, l'unica sola è che nelle formazioni e allenamenti non c'è differenza di rarità e quindi, questo è per il discorso allenamenti. Questo penso che, a quanto pare, a quanto ho capito bene, dovrebbe esserci anche i punti XP. Quindi, se io ho una rara, ma quanto ci... Cioè, io penso che non poterci mai competere lì nell'allenamento. Vabbè, magari dopo aggiustano questa cosa qua, nel senso che è chiaro che se uno ha le carte uniche è iperavvantaggiato rispetto a quelle carte limite, perché le uniche hanno il 50%, tipo, più di... XP, quindi... ma io non lo so, io ho una vita che non vado a vedere, no? La carta, andiamo a vedere uno a caso, dai. Barella, hai goduto ieri sera? Come un pazzo ho goduto. Allora, figurine in vendita, no, ok. Potresti ben comprare un Barella unico comunque. Ma sì, me lo compro. Se vinciamo la Champions, se vinciamo la Champions, no, non me lo compro. Non me lo compro. Più però vedi, 50%, infatti ricordavo bene. Ah no, 45. 45. Ah, ok. 40. Più 6%, questa carta c'ha. Okay. 40 più il 6% di XP, e quello conta l'XP. Sì. Quindi 51. C'era scritto, perché io non ci ho fatto particolare attenzione, c'era scritto che conta l'XP o c'era scritto che conta anche il bonus scarsità? Perché il bonus scarsità è quello che ha potuto dare più 40, più 40, più 20, più 10, quello che è. Perché io non ci ho fatto molto caso, perché ho letto che era fine maggio, quindi ho detto usciranno. Ma lo sai quante volte l'ho letto? Ma non hai idea di quante volte l'ho letto?
ci ho messo un attimo, un bel po' per capire bene come. E ancora mi sfugge qualcosa. Allora, ogni carta avrà. Ah no, aspetta, questo è il collezionismo. Aspetta, competition, ok. Ok, l'Accademia di Roma diventa la prima competizione. Con premi esclusivi. Ah no, ok, premi XP più Ethereum. Quindi le carte continueranno a guadagnare XP che lasci lì dentro. Potete stare nuove con modalità di gioco e condizioni con ricompense. Rendere gli articoli esistenti. Abbiamo rinominato training. Non so perché qua ho tagliato un po', probabilmente. Ah, Bisogna andare a leggere bene la notizia. Io se non ho capito male, bisogna considerare tipo, che ne so, metto questa ai più 31,5%. Poi non so se chi è in live ok. Sono stato più attento di noi, Ale. sì, sei stato più attento a questo dettaglio. Perché se fosse così, cioè praticamente, vabbè, a parte che io penso che chi gioca sulle uniche sono talmente poche che non credo che le vanno che hanno. Io vorrei essere nei panni di chi ha le uniche e non sa Si che può permettersi di metterli in allenamento? cioè, Esatto. vorrei avere questi problemi, vorrei avere. Mamma mia, anche perché. Ciao Puppets, ciao, grazie per essere passato. Sì, vorrei avere questi problemi, questi grandi problemi qua. Quindi non so, io penso che più il problema è qua, per diciamo che chi gioca rare, limited, no? Quella che può fare un po' la differenza, perché penso che siamo quelli che giocano di più, o Ma sì, no? sicuramente. 100%. Tipo di Già le super becchi uno. rare sono in pochi a potersele permettere. Però, cioè, più che altro non penso che ci sia gente che possa permettersi di mettere portiere e altri quattro giocatori. Ora che Mario non devi fare per forza la formazione della stessa rarità, quindi puoi mettere anche una super rara, una unica e due limited, quindi per fare la formazione. Com'è il cambiamento Infatti, adesso? infatti io prima sono andato all'inizio live, ero andato a vedere perché ho visto che l'hanno già ammesso, no? Eccola Ah, l'Academy. ok. E ho provato a iscrivermi cioè praticamente sono tutti scarti, cioè nel senso tutta gente che potrei, cioè, quando vado a premio con una roba del genere? Anche se alcune volte, sai quelle volte che dici ma ho fatto più punti. Ho fatto più punti lì che magari. Ma devono Però lui. allinearsi i pianeti per andare a premio. Per andare a premio qua. Vabbè, comunque tutto ciò. Kisung e Minkyu è una signora squadra d'allenamento. No, vabbè, ma io qua non ho finito. Non so se li inserisco da Ah, qualche devi ancora parte. mettere. No, ma credo di no, eh. Credo di no perché Minkyu, discorso che era un po' in dubbio, forse. Eccolo, guarda che non è andata male, non è male. No, infatti. Tranne, guarda che lui, quello che di cui parlavo prima, che è Sì? tornato ad allenarsi all'infortunio, magari fa pure la sorpresa che gioca. Non lo conosco, quindi non posso dire la mia, Però però dico, però al potrebbe. momento non gioca, al momento sono senza portiere. Però senza portiere, così. Per ridere ci sta, ma Sì. è Però ecco, una se signora veramente vado a squadra comprare. comunque. Sono curioso di Dai. vedere le prime giornate effettivamente quanti punti ci vogliono per andare a premio. Ah, aspetta, la Ma settimana. Infatti tu non non. hai carte rare? Io no. Gioco solo No, limited. dire, sono. Sì. Vado. Tu giochi rare? Sì, io ho la K240 rara e basta, in realtà non. Cioè, ho 13 carte rare, se non Ma sbaglio. sono andato sulla tua galleria, sulla Mai. tua. Non Mikiu. credo. Mikiu. 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 Eccolo, 95. Dove? È lui che è rientrato, ne ho comprati 3, 4, non lo so. Limited. Sì. C'era la rara che ci sono stato dietro 3 settimane che girava 0,007 tipo, adesso si è stata parecchio, non sono riuscito mai a prenderlo. Ma c'è cioè Osmar raro. Sì, l'ho comprato quando stava a 0,05, poi si è infortunato e adesso vale la metà praticamente. Vabbè, ma Vabbè, ci sta, insomma. ci sta, ci sta, ci sta.
Questi sono i miei. Wang Jiai l'ho appena preso, l'ho preso prima. Oggi ho fatto un po' di acquisti, ho preso Wang Jiai, Shin Jinou. E lui è titolare fisso? Di po', me le ha giocate tutte finora, quindi ci spero di sì. Ma siccome l'ho preso io, domani farà di sera. No, se no dopo dici che sono io che ti porto sfiga. Obanzuk raro sta a 5,95€. Sì, costa niente. No, forse quello lì è il prezzo. Ah sì. Ma sta a 6 euro, tipo. Kim Do-yeok pure sta a 5 euro. È lui, sì. Forse lo sai che... Non voglio insistere, l'ho visto. Beh, la scorsa giornata ha giocato. No, ma secondo me è un gioco questa giornata. Vedi, giocherebbe lì esterno... Al posto di Min-Yun. Qua no? Qua sì. Più o meno. Infatti... Ah, secondo me non gioca questa giornata. Parte in panchina. Ma rientra, ma parte in panchina sicuramente. Lì Myung-Yo ha fatto già la presenza? Sì, ha giocato la scorsa giornata. Un'ottantina di minuti. Se volevi venderlo in plusvalenza, forse era un buon momento per venderlo l'altro giorno, quando ha giocato, forse che mai la gente... Ma non chi una copia lì dici? Prova a guardarci, non chi una copia per vedere se è stato un pelettino visto che ha giocato. Lì. Ma io guarda, per come è lui come giocatore, penso che l'ho visto. Lui è un bel giocatore, lui è forte. Io penso che possa fare più. Dai, io lo il primo che c'ho, la prima carta che ho di lui l'ho pagata un po' di più, l'ho pagata perché già l'ho fatta forse più di 3-4 mesi fa, forse stavo già qua, ma forse prima dell'inizio del campionato, dai. Però le altre, queste qua adesso durante l'infortunio, l'ho pagata circa 80 centesimi, ma devo andare a vendere per adesso per un... Per, no, per, no, no, infatti pensavo si fosse stato un pelettino di più, in realtà non c'è stato... Poi io speravo, quando avevo letto la notizia, speravo... Che si alzasse di più. Ma infatti di solito quando rientrano c'è sempre un po' di hype, quindi si alza, però ci saranno talmente tante copie in vendita che è difficile far alzare il prezzo di una carta che magari ha 30 copie in vendita. Sì, pure di... Ah, però ce n'hai due comunque. Come due? Ma no, uno ce n'ho, è un bug. A me no. Ce n'hai due, ce n'hai. Ma no, uno ce ne ho, fidati. Ah, non sì? So perché ce ne sono due. Addirittura pure 31. Ah no, sì, infatti è un bug, 31. 31. Ah, vedi. Ah, meno che non mi avessero regalato un mio, ma non me lo ricordavo. No, perché il numero seriale è lo stesso. E invece di Han Kok-young, che ne pensi sta giornata? Io ero un po' indeciso se mi... Beh, io secondo me l'ho messo io nella mia cap 240 perché gioca contro Blue Wings, sconto tra virgolette salvezza, lui sta facendo tra l'altro anche molto bene. Secondo me si può mettere, anche perché se non lo metti contro Blue Wings, quando è che lo metti? Guarda qua, e comunque guarda che bei punteggi sta facendo. Comunque qua si parla di 79. Sì, comunque le ultime partite ha giocato contro Seoul, Jeonbuk, Suwon, quindi belle squadre, insomma, contro Blue Wings si spera possa ripetersi. Io sono un po' indeciso, non so se l'ho messo in una... Vabbè, questa l'ho fatta trazione qua, sono sparato. Full... Sì, Full Motherwell è un'aggiunta, però già l'avevo programmato questo qua, mo adesso per le prossime 4 partite... Più o meno sarà così la squadra. Perché c'ha partite facili la squadra lì? Sì, praticamente questi qua stanno nei playoff. Si ritrovano con la squadra più forte dei playoff scozzesi. Quindi praticamente sono favoriti in tutte le partite. E quindi, infatti, l'ultima giornata con questo format sono andato a soglia più carta. Allora, ci sta, sì, beh, siamo partite facili. E qua le faccio girare uno giusto per rientrare, perché comunque hanno medie belle alte, quindi devo sempre piazzare qualcuno per cercare di farmi listare. Certo. Forse l'ho messo, non mi ricordo, 220. Ah, ecco, l'ho messo nella 220. Ah, messo. Sì. Ma ci sta in casa contro Suwon. Tra l'altro sta giornata i Cup League sono partite veramente interessanti, perché
c'è Ulsan contro Seul, quindi la prima contro seconda, che se vince Ulsan spacca il campionato perché già ha tipo 8 punti di vantaggio. Se vince contro Seul prende il volo. E dopo c'è appunto Gangwon su Won Blue Wings, che quindi è ultima contro penultima, che anche lì si vince Gangwon per Suwon. Già stanno messi male. E Suwon, Gangwon, Seul. Qua c'ha 3 partite tostrelle. Eh già, infatti questa qua va messa e dopo va lasciato riposare quelle successive. Invece ti voglio chiedere, no? Ti voglio chiedere... Vai. Della partita, la partita della settimana, questa Ulsan Seul. Qua sono due partite, uno scontro campionato e uno scontro salvezza. Le partite più clou. Ulsan Seul, ci butti un pronostico? Ulsan sta facendo bene, poi in casa secondo me non perde. Ciao Cattadavillo, grazie per esserti per aver lasciato il follow e benvenuto nella community sorelle Italian Player. Benvenuto, ciao. Secondo me Ulsan non perde, ahimè, perché se perdesse magari si riapre un po' di più il campionato, ma secondo me Ulsan se perde e se la Sangò, cioè praticamente è il contrario di quello esatto. Che ho fatto. Esatto, prende gol il tuo portiere e rosichi per la Sangò. Ti dicevo con Nasango all'andata mi rifiutavano tutti, alla fine mi sono stancato, dico ma com'è possibile che tutti quanti non riescono a vedere che il Nasango che ho io è Nasango attaccante, non lo vedono. Ciao Close, grazie per aver lasciato il follow e benvenuto nella community. A Cattadavillo ciao. Comunque c'hai un nome, un username molto familiare, molto molto familiare. Dov'è che l'ho già sentito? Cattadavillo è un termine napoletano che intende compralo. Però l'ho sentito in qualcosa tipo un film o roba del genere. Forse Alessandro Siani diceva a Cattadavillo, forse diceva. Ma il giocatore della K League coi punti alla carta di quest'anno, Galertav, non ho, credo di non aver capito la domanda, non so se... Ma il giocatore della K League alla carta... È una domanda che non riesco bene a capire anche. Poi, buonasera, un consiglio. Close. Buonasera, un consiglio. Mi offrono Ranieri Rosso. Ciao Adla995, grazie per il follow. E mi offrono Ranieri Rosso per Sergei. Oh mio Dio, ma non so cosa valga Ranieri Rosso. Andiamo a vedere. No, Ranieri soprattutto do gioca Trentino 44. Vediamo un po'. Allora, il floor. Ma guarda le vendite tipo Price Craft, guarda quante 4 giorni fa, questo qua non lo vendi mai, questo se lo prendi, a parte che le ultime offerte sono 15 euro, cioè il floor secondo me è abbastanza indicativo, ma tra l'altro se lo prendi dopo fai una fatica a venderlo questo, a meno che magari l'anno prossimo non faccia il titolare, che allora dici, vabbè, è stato colpaccio, probabilmente aumenta di molto il prezzo, ma se no... Questo non lo vendi più. Io non lo farei mai, comunque Sergei e De Ketteler. Oh, De Ketteler sta facendo male, però comunque è giovane, quindi secondo me il valore lo tiene e riesci sempre a venderlo. Sergei comunque è forte, quindi anche lui super vendibile. Non so i prezzi di Sergei e De Ketteler, ma non lo farei mai. No, infatti io penso che De Ketteler quest'anno, vabbè, tutti lo sappiamo, no? Tutti ci siamo fatti un'idea. Però io non ci voglio credere, non ci voglio credere che il Milan è andato a prendere questo giocatore ed è questo giocatore sia una pippa come tutti lo fanno passare. Cioè, magari andrà altrove e si dimostrerà altro. Magari lo prendono, dicono addirittura lo vogliono mandare in prestito in qualche squadra italiana. Che ne so, comunque Milano è una situazione un po' difficile. Milano, se un tocco, io sono interista, Bellanova per me è fortissimo, molto più forte di Dumfries,
una partita che ha fatto, qualche sbaglio, tutto lo stadio che mormora, è una piazza un po' difficile e quindi i giocatori giovani si bruciano facilmente, magari ha bisogno di riscatto. Io non lo darei via, perché sicuramente l'avrei pagato pure un boato, immagino. Galertav, la carta, allora, la carta della K League, io ho più nomi, ok, più giocatori di K League, giocatori titolari, quindi metto lì, vi faccio vedere, vi dico più o meno qualche indicazione su ognuno, chi riscatta il premio, si sceglie la carta e se la porta. Non sono 2023, non credo che sono 2023, mi sembra di no. Perché ho aggiunto praticamente con i punti canale che ho aggiunto sul canale di qua di Twitch, praticamente come missione, chi raggiunge un tot di punti canale è una missione che può riscattare solo uno per ogni live, e si chiama K League, e un altro invece Liga, può riscattare un giocatore della K League, e io, chi arriva a quei punti, gli regalo una carta della K League. Ah, interessante. Poi Gio Felix, grazie per il follow, grazie per esserti aggiunto a noi. Citazione articolo 21. Articolo 31. Ah, ecco, ha risposto dove l'hai sentito, eccolo qua. Citazione, articolo 31. Come il Parmacotto a Cattadavillo. Sono del sud comunque, volevo chiedervi, secondo voi, chi para nel Gangwon? Il portiere? Gangwon è una situazione abbastanza particolare, perché ha fatto le prime partite Yu Sang-un, lui, quello che vedi lì a destra, e dopo pareva aver perso il posto ai danni del giovane, che è anche tu tra l'altro, secondo me. C'è anche tu, giusto, il secondo portiere? Cioè, sì, 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 io ce l'avevo entrambi, ce l'avevo entrambi, solo che prima che lui perdesse il posto, l'ho venduto grazie a Gabriele, che lo dice da gennaio, guarda che lo perde il posto, guarda, esatto, che lo perde il posto, guarda che lo perde. Mi ha fatto salire l'ansia e ha detto no, allora mi prendo il secondo portiere, e il secondo portiere l'ho pagato pochissimo, e quindi mo me lo ritrovo entrambi. Sì, l'ultima giornata però è tornato lui, quindi io so, nel senso che potrebbe essere col fatto che era un mix settimanale, che ogni tanto capita, tipo come è capitato a Guangzhou la scorsa giornata, che dopo un po' di partite mix settimanale facciano giocare il secondo, come accade per esempio per l'Inter, che magari se ci sono 5 partite di fila con il mix settimanale dopo la gioca Andanovic, per dire. Ma ne ha fatte 4 consecutive lì. Infatti, esatto, no, ma dico magari con Yu Sang-un questo è capitato, nel senso che magari hanno fatto giocare Yu Sang-un una partita e adesso torna lui a fare il titolare, quindi è una situazione un po' delicata, nel senso che se non hai il portiere di Gangwon non comprerei il portiere di Gangwon, né uno né l'altro. Se li hai entrambi la prossima partita, forse metterei Yu Sang-un. Io me lo so, caso, io lui 50, l'ho messo 50. Nell'under 23. No. Io l'ho messo nell'under 23, devo essere sincero, l'ho piazzato in under 23 lui. Dico, ma ci provo. Ma secondo me qua la soluzione costano talmente l'incertezza, sta portando talmente all'incertezza, o uno si allontana definitivamente, oppure se hai uno, io per il prezzo dell'altro lo comprerei, sinceramente. Almeno farei questo discorso, sì, qua, sì. Sì, se gli manca, allora se ha lui quello che stiamo guardando adesso di Guan Yon, allora sì, ci sta a prendere Yu Sang-un, che tra l'altro sta a 0,0055, quindi costa veramente poco, e quindi sai che comunque per male che vada, magari sì, una partita la salta perché alterna i due portieri, però almeno non vai a smenarci tanti soldi del fatto che appunto gioca uno oppure gioca l'altro e tu hai quello che non gioca e quindi ti crolla il prezzo. E se invece volevi acquistare un portiere di Gangwon, non acquisterei un portiere di Gangwon. Semplicemente. Ok, poi mi sono perso qualche messaggio. Sì, c'è sul canale dato il tool gratuito che ti fa, esatto, quello che è successo, che puoi valutare le offerte, cioè ti mette i prezzi dei giocatori che ti propongono in modo tale da
capire. E questo mi ha rovinato oggi, perché il discorso di Nasango, che non vedevano che era attaccante, loro mi consideravano sempre il prezzo del centrocampista, quando stava a 10 euro in più. Poi a uno l'ho contattato, quello lì l'ho contattato su Twitter, dico... Ho preso il link, no? Sopra di Soreiro. Dico, ma ora lo devo andare a questo, ma lo sai che ti sto rendendo un'offerta super conveniente per te? Ho scritto, guarda che la carta che ti sto offrendo è un attaccante. Tipo, è stato un attimo in pausa, e poi ha detto, ah ok, allora rifammi l'offerta che valgo. vabbè, ci sta. Ma alla fine, perché magari uno non dà un occhio, cioè, se soprattutto magari una carta anche che ti interessa poco, cioè, non so se lui aveva reale interesse di Nasango, però magari se uno che ti interessa poco, non è che stai a guardare se uno ha due ruoli, tre ruoli o quant'altro, perché probabilmente rifiuteresti a prescindere, a meno che non ti danno la barca di soldi. Però ci sta, insomma, se, te, cioè, se c'è qualcuno che ha Discord e riesce a contattarlo, meglio così. Sì, infatti... Riesce a farglielo notare. Ovviamente, alla fine... vediamo. Eccola qua. Sono contentissimo di... Vabbè, penso che si è capito che sono contentissimo. Mamma. Un bello scambio, no? Cioè... alla fine della fiera lui ci ha guadagnato tipo quanto? 1,50 euro in più a me? Beh, in realtà da quello che c'è scritto lì cioè, vale di più Sesigna, cioè, nel senso che lui ha dato Sesigna che vale 38,51 e tu gli hai dato 37,23 tra Ethereum e Nasango. Ah, è vero, perché però... lui adesso sta considerando il prezzo attuale, però considera No, secondo me lì è aggiornato, cioè, vedi che è 0,022, secondo me lì è già il prezzo aggiornato in Asango carta attaccante. Ah ok, però dico in questo momento, penso in questo momento, sì. Perché stamattina quando l'ho fatto era un po' leggermente il contrario, ma secondo me l'offerta è, cioè secondo me è valida. Sì, ci sta, no, senso... è equa sicuramente. Lui mi faceva una proposta ogni volta di 25 euro. Mi pigliava e mi rinviava 25 euro su. E infatti per questo l'ho contattato. Dico, guarda che quello che ti sto offrendo è attaccante. Allora, che carte sono comprese con i punti canale? Allora, con i punti canale, le carte le faccio vedere nel momento in cui qualcuno le riscatta. Nel momento in cui le riscatta, vi faccio vedere le carte. Sicuramente non è Sesigna, non l'ho preso adesso per regalarlo, questo è ovvio, sono carte comunque che rispecchiano un po' la mia politica, quindi carte a basso prezzo che giocano e che prendono buoni voti, carte che potete utilizzare nelle cap 2.40, cap 2.20, ma non sono carte, ecco, dei top player, quindi sono carte insomma interessanti che comunque... E poi faccio, come ho detto prima, faccio scegliere a voi, vi darò 3-4 opzioni per la K League, mentre per quanto riguarda il premio della Liga, lì in quel caso, c'è un giocatore in palio. Poi sto pensando in futuro di aggiungere, magari per gli abbonati del canale, di fare un contest soltanto tipo, che ne so, tipo 5 euro, ok? 5 euro, lo scegliamo insieme in live il giocatore, lo compro e te lo invio, una cosa del genere. Però questo qui, coming soon. Sta. Coming soon. Io, allora. La nostra. Io non li conosco, non so neanche dove giochino, sinceramente. Allora, io ho Matt Free, Martilic, Asal. Che pensa di questi tre portieri? Allora, li vado a vedere perché... non li conosco, ok. New York City non è... Metti non gioca titolare, allora, poi... Ah, ma sono tre secondi portieri, forse? Sì. Yasal. Questa pirla qualche scheda secondo me di sopra.
Che cosa? Potresti aprirla qualche scheda in più, secondo me, lì sopra. Sì, ma tu devi vedere quando lavoro, quante ne ho aperte. E allora, vabbè, ma sono tutti e tre che non giocano. È duro, cioè, nel senso, non giocano e per di più Asal ha giocato perché in Vancouver mi sembra che ha avuto un problema al portiere. Vediamo, sì, è andato pure malissimo quando ha giocato. Comunque, la domanda è perché vuoi acquistarli o perché te li ritrovi e vuoi sapere se in futuro possono diventare titolari o altro. Perché al momento, allora, in New York City... Allora, a Barrazza e lui è titolare sicuro inamovibile, quindi sicuramente non... entrando in qualche turnover eccezionale, vabbè, Colorado Rapids è lo stesso, non gioca, qui è il secondo portiere, sì, qualche volta ha fatto turnover, però fammi capire magari se è un discorso che vuoi fare. Ciao Kronos, ciao KJ League, fammi capire che se è perché per acquisto io non ti consiglio, perché a quel prezzo o con pochi in più ti trovi un portiere titolare, a quel prezzo là addirittura, se ti serve un giocatore, che un portiere che ti gioca nelle prossime giornate, cioè addirittura il portiere dell'Ibernian te lo vendono a 5 euro ed è un portiere titolare solo fino adesso, fino a fine stagione, ma con 5 euro ti porti un portiere titolare per 5 giornate. Quindi, a proposito di Gangwon, qua già risposto, che ne pensate di Hankook Young? È un bel giocatore, dopo ovviamente non gioca in una squadra super forte perché è penultima in classifica, però lui comunque porta tanto di all around, quindi anche se non porta bonus è un giocatore, secondo me, che per la cap 240 o comunque competizione dove ti serve il giocatore costante che ti porti 50-55, secondo me lui è perfetto e super economico e comunque Anzi, è un titolare. Adesso il suo problema, secondo me, è questo, è l'L15. Esatto, ha fatto talmente bene che inizia a essere un po' ingombrante l'L15. Si è alzato un po' troppo, che non è né sufficiente per un Asia, tranne in una partita a bomba, ma non è né sufficiente per un Asia e devi incastrarlo in una cap 240. Ah sì. Anche se 52 è fattibile ancora, comunque è fattibile ancora. Sì, no, ma sicuramente, però è un bel giocatore. Il traggio costa anche pochissimo, quindi. Sì, un euro. E poi stavamo dicendo prima, Panoschi, il fatto che la prossima partita è favorita, cioè nel senso sono favoriti, giocano in casa con il Suona, che le prendono contro chiunque, ultimamente, però io ovviamente tifo Suon, perché ho quasi tutta la squadra, però le altre poi dopo magari si abbassa pure un po'... Cioè, sì, sulla carta. Partita... Ma che dopo in realtà, cioè, non è detto che la partita tosta, cioè per un attaccante magari se la partita contro Suwon può essere l'occasione per segnare, però per un centrocampista il fatto che magari attacchi tanto di più la squadra avversaria può essere anche un motivo in più per fare tanti contrasti, tanti intercetti. Cioè, se vedi lì contro Seul 91,5, contro Jeonbuk, comunque Jeonbuk non sta facendo bene, però un'ottima squadra, ha fatto 79,2 con 44 della round, contro Ulsan ha fatto 24 della round, quindi nel senso non è detto che perché giochi contro una squadra forte debba portare per forza punteggi bassi, anzi insomma, infatti, lì ci sono i punteggi previsti, diciamo, da squadra di data, per assoluto contro Hoang 21,57. Infatti effettivamente qua che ha combinato 44,20 di all around, una roba pazzesca. 5 take. Ah sì, me lo ricordo, ha fatto un sacco di take, ha fatto una tripla. Quando fai la tripla sono 12 punti in più. Mamma mia. Roba da pazzi, ha fatto 44 di all around. E poi ciao Kronos, ciao KJ League, grazie per il follow, benvenuto nella community. Poi occasione del portiere,
delle Open. 7 euro. Andiamo a vedere, Open. Diciamo che 7 pere. Ok. No, sarà Moser. Non è nemmeno tanto. Sì, ma probabilmente adesso non so, però ora la classifica forse costa così poco perché sì, infatti forse retrocede. E di solito quando il suo titolare costa un poco, c'è sempre sotto qualcosa. Cioè, il campionato sta finendo, ma sono anche ultimi in classifica, quindi. Ma non so, adesso parlo ignorante perché non so come sia la classifica. Ah, stanno proprio, mi sa. Infatti è finita la regular season, aspetta. Allora. Ah no, è salvo. Ma mancano partite oppure è finita? No, partita? Stanno giocando la relegation, i playout e quella, diciamo, la championship. Vabbè, ma ovvio, costa poco, non gioca più, penso io, o no? Se lui è in quelle squadre. Vediamo un po'. Prova a vedere se c'è partite. No, non ce l'ha. No, secondo me no. Per no. Forse allora, poco. Se volete il nome di un portiere che costa poco, allora è Marshall, ok? Marshall è vecchio, e consideratelo come se dici, ok, prendo 5 euro, li butto perché li investo nelle prossime partite. 39 di L15, si trova a fare i play-off, quindi con squadre più, molto superiori, quindi stiamo parlando che affronterà Aderbin, dove è dura, Rangers, dura, Celtic, dura, e qua l'unica possibilità che forse c'hanno, ma le prenderanno anche qua probabilmente, se vi serve un portiere decente, cioè diciamo a bassissimo prezzo da inserire nelle squadre. Lui, molto probabilmente, ve la butto lì, però non prendetela per oro colato, verrà sostituito l'anno prossimo da Ofir Marciano, ok? Lui è il terzo portiere del Feyenoord, è molto vicino a... questa è una news di Leonardo, dato che ho sparato sta news. Quante copie Leonardo, ti sei già preso di quel portiere lì tu? Leonardo, solo per sta news che ha sparato, gli dovete andare a lasciare un follow qua su Twitch, su Twitter, perché praticamente Ofir Marciano, lui è, sapete che è uno scouting appassionato di Premiership e quant'altro. Lui praticamente, a quanto pare, è vicino all'Hibernian, quindi molto probabilmente l'anno prossimo andrà lì. Come vedete, ha degli alti e bassi, ma stiamo parlando comunque di 2,89 euro. Se volete buttare, io ne ho 3. Ecco. Vabbè, fatto bene, alla fine per quello che costa ci sta il rischio, anche perché se dopo trovi veramente lui che fa il titolare, costa 7-8 volte tanto probabilmente. Sì. Quindi comunque è un piccolo investimento su cui dici, ok, io forse ho pagato 2 euro 1,80 euro, ok, e la rara qualche settimana fa andava a 20 euro. Dove sta? Allora, adesso il prezzo si è alzato perché qualche indiscrezione già è uscita, quindi la voce sembra che diventa fondata, che o lì o da qualche altra parte, perché lui comunque non è giovanissimo, quindi vuole andare da qualche parte a fare il titolare. Quindi qui lo vendevano a 30 euro, adesso il prezzo si sta alzando. Però se a qualcuno interessa come investimento potete considerarlo. Lui l'anno prossimo quindi non ci sarà. 38 anni. Non ci sarà. Giusto così. Marciano si può segnare. Sì, l'hai ripagato, però devi farne, fai una bella soglia e l'hai ripagato, però devi farne una e te lo ripaghi, però devi considerare che c'ha 4 partite veramente veramente difficili. Io l'ho detto proprio per, se io ho bisogno di un, ecco, io ci ho pensato perché nella Challenger mi manca il portiere sta giornata, perché il mio l'ho venduto,
che era in Bruce Valenza, l'ho venduto, e quindi ci ho pensato, dico, mo 5 euro lo prendo e piazzo la Challenger. Però la Challenger con un portiere del genere è dovato, quindi... Dove vai, esatto. Sì, a meno che non faccia, che ne Ma sai, sì. non prende 3 gol, quindi prende solo 2 gol, fa 8.000 parate, ma importa 45-50 punti. Ma adesso non so come sia il campionato, del campionato Ma su inglese. campionati particolari, l'Ibernia non è una grandissima, cioè non sta giocando benissimo a fine stagione, quindi comunque se ti becchi sotto un Rangers che sta in serata che si sta giocando il campionato, te le fa due tre pappine, quindi io non rischierei, proprio per necessità, sì. Poi Belzin, questa GV giocano entrambi i portieri riservi nella partita del Nürnberg, Klaus e Tim Ross. Ah, ok, parliamo sempre della partita di Nürnberg, Klaus e Tim Boss. Ah, ok, per consigliare dei portieri a buon Sì, prezzo che giocano. che giocano. Quindi ti faccio. Ti ho fatto vedere tu la tua Cap 240, come l'hai fatta? Andiamo Bella qua, eh. domanda. Allora, andiamo qua, in app. Beh, in porto ho messo Wang Minjiai sicuramente, anche perché Li Taiyui ha giocato la scorsa, dopo che non giocava da diverse partite, e secondo me non ha fatto benissimo contro il Juju, quindi mi puzza, non lo rischio. Li Taiyui. Sì, Litaio, infatti per il 94% delle persone sta in panca. Io mi sa che ho votato perché sta, cioè, ho votato anch'io tra quel 94% che sarà in panchina. Quindi non lo Ok. metto. Cioè, lo schiererò magari in una squadra così per ridere, ma è a cap 240, metterò lui. Dillo nelle Poi. riserve, nell'allenamento, nell'allenamento. Esatto, nell'allenamento. Poi in difesa io penso di aver messo Grant, Alexander Grant, così da fare il blocco Wang Minjiai e Grant. A centrocampo, secondo me, ho messo Ahn Kok-yong, perché contro, in casa contro Blue Wings. Spero che possa far bene. In attacco ho le miserie, quindi Gerson Fernandes. Ho venduto Vedic, mannaggia me. Come extra, quanti punti mi rimangono? Non mi ricordo. 49. Potrei mettere Austin Gino, probabilmente metterò lui. Cingino mi interessava pure, l'ho visto pure, ho provato a prendere un po' di tempo fa, so che Ma mi si è io. alzato un po', si è Beh, alzato un po'. oddio. Io l'ho preso oggi a 0, adesso parlo in Ethereum perché non sono Sì. Paolo abituato a usare l'euro, però io ho pagato 0,0036. Allora, lui non è, cioè, se tu vedi la passata stagione era indubbiamente il miglior centrocampista della K-League. Poi ha cambiato squadra, è andato all'Incheon, dove Incheon ha fatto, cioè, guarda che punteggi porta. Mamma mia. Però gli altri anni a Pohang, Perché quest'anno non Lincoln comunque sta giocando sta malino, facendo cioè. male. Ma infatti ho un po' approfittato di questa cosa qua, dico magari è un po', cioè, costa poco perché lui non sta facendo benissimo, Incheon non sta facendo bene, peggio di così cosa può succedere? Spero No, no. nulla, quindi ho preso lui. E tra l'altro oggi ho reso anche il centrocampista di Pohang, che è infortunato, Visto. adesso mi sfugge il nome. Ah, ecco lì, Kim Young-Woo, che secondo me, adesso qua lo dico, qua lo nego, se volete fare una plusvalenza, Kim Young-Woo potrebbe essere il giocatore che fa per voi, perché lui, se tu guardi il suo prezzo, è calato tantissimo nelle ultime settimane perché ha un problema. Ma Sì, lui ne parlavo. guarda i suoi punteggi. Esatto, ne parlavo quando stava giocando e stava facendo benissimo perché guarda, queste sono le sue prime partite in cui di quei punti lì solo uno è un decisive. Vabbè, l'ultimo era subentrato alla fine, quindi ovviamente ha fatto pochi punti, però se tu guardi quelle prima, quasi tutti i due round. Ma dove sta da qua? Dove sta? Lui stava, Ah, a sì, K2.
Ah, con il E guancio. quindi non prendeva. Vabbè, no, in realtà l'Inca poi uno dopo l'anno scorso lì comunque lì non è Comunque lui è super. interessante, forse ce l'avrei pure, magari lui sarebbe ottimo io perché mo mi sto preparando per fare un'Asia competitiva, no? Quindi con Cecigna, poi il portiere dell'Ulsan, quello che stavo pensando è cercarmi un difensore dell'Ulsan. Secondo me, tanta roba, nel senso che quando rientra, secondo me, è uno dei migliori centrocampisti e adesso costa poco, secondo me. Cioè, se tu guardi, giusto un mese fa Ma costava 0,015, mi sembra ora che quando costerà io 0,04. cercavo il centrocampista, un centrocampista, ti ricordi? Mi sembra che stavano avendo. Sì. Aspetta, che vado su Stavamo giù. Price. Cioè, si è Ma crollato va. tanto. Eh sì. Adesso è crollato tanto perché ha sto problema al ginocchio, quindi è qualche partita che non gioca, però ho letto che dovrebbe rientrare abbastanza, non a breve, nel senso magari non la prossima partita, però tra un paio di partite potrebbe rientrare. Secondo me adesso lo paghi molto poco, già quando rientra, secondo me Anche se qua si può va prendere, si al potrebbe doppio. prendere all'asta, praticamente è andato a 5,33. Lo sai che pure all'asta la carta nuova non sarebbe male. Cioè, nel Ah, senso, sì. visto, anche se secondo me sto giro penso che andrà un po' in più. Quando è che hai detto che rientra lui? Ma secondo me in un paio di settimane potrebbe tornare, quindi Lui può me lo segue, essere. devo vedere un po' di fa un po' di giri di carte, magari vende un po' di carte, vede se riesco a prenderlo oppure se ce l'ho proprio. Poi in difesa ti prendi il centrale di Ulsan, così fai il blocco col portiere. Kim Jong-won. Centrale di Ulsan. Kim Jong-won, lui, che anche lui secondo me è molto molto forte e costa anche molto poco. Madonna, quello non costa niente. Cioè, infatti non costa un non l'ho visto. Comunque ti fai una squadra della Madonna K-League, veramente spendendo nulla, ora come ora. Ma vediamo, io ci provo. In diretta vediamo se No, non ce la faccio. No, non mi accetterà mai. no, vabbè, no, è impossibile. Ci butto. Dagli, cioè, tipo, se vuoi un giocatore che sta abbastanza, che è un po' hypato, c'è cioè, tipo Kimo Q, che ha fatto delle. Kimo Q, che è il centrale di Jeju, che sta facendo bene, però, cioè, No, fino a ma che cosa. io più che altro Scusa. non per fare il blocco, per fare il blocco, io penso che così sia equa. Vediamo. Ah sì, secondo me non accetterà mai, io non accetterei mai, però ci sta, Ma neanch'io forse. accetterei se fossi sposto. Magari. Mai ci casca. Sì, no, magari è uno che sta in live e mi comincia a insultare qua direttamente. Tra l'altro il suo nome è @only, quindi non so se sarà contento della tua proposta di scambio. Ah, sì, Holly, posto, non accetterà mai. Esatto. Allora, vediamo un po' se ho perso qualche messaggio. Peccato per Yeok che ha ancora fatto male. Poi Kim Dong-hyun, speriamo si riprenda il posto. Kim Dong-hyun. Lui è quello di Incheon, Sì. portiere, doveva essere il primo portiere di Incheon, ha fatto le prime partite non benissimo e dopo è stato un po' accantonato. Inche hanno quei portieri è un po' un problemone, no? È una situazione dove io non ci ho proprio fatto minimamente idea lì, perché troppo, troppo confusione. Lì mi sa che addirittura a tre la lottano, Eh sì, tra l'altro questa giornata qua ha giocato l'Itai, che era il secondo, e in panchina c'era lui che era diventato il terzo, quindi il primo portiere non so che fine abbia fatto, quindi anche qua macello.
E mentre Hong Yeon-gun, il centrale di Daegu, padellone, ha orecchie. No, lui è quello di. Lui è molto forte, che anche costa nulla, però lui è di Jungkook. Ah, un. Lui in realtà è un bel giocatore, nel senso che per giocare in una squadra, secondo me, abbastanza scarsa come Daegu, i suoi punteggi li fa. Dopo, chiaro, è un po' altalenante, perché, insomma, ripeto, la squadra in cui gioca, secondo me, è una tra le più scarse. Sta facendo un ottimo campionato, nonostante l'assenza di Cesini, che è il giocatore, diciamo, più forte. Qui viene fuori NA sopra, perché devono... Tanto che c'è la copertura posticipata. Guardavo lì le partite che arrivavano. Ah. Vabbè. Comunque lui, secondo me, è un buon difensore, che gli costa poco, quindi se cercate un difensore low cost, lui è babinone. Infatti anche nelle prime giornate comunque si è comportato abbastanza bene. Adesso mi è da un filotto di partite un po' così, però se no prima l'ha fatto bene. Io lui l'avevo scambiato tipo un mese fa per un giocatore che valeva 0,05, che poi l'ho scambiato per Lewandowski. Avevo fatto una sorta di scambi, uno in fila l'altro, che non so in che maniera mi è capitato in mano Lewandowski Limited partendo da lui. E comunque ho fatto delle trade molto positive. Però lui dai, è un bel giocatore. Cioè, sì, già me l'ha passato all'occhio. Ma quindi secondo te il Daegu come squadra, cioè comunque alla fine non è che sta andando proprio male. No, infatti secondo me per la squadra che ha non sta facendo affatto male, considerando che gli manca il giocatore di gran lunga più forte della squadra, perché comunque vedi, cioè più che altro ha la fortuna, a parte contro Seul e Ulsan, che sono state due partite dove non c'è stata storia, che rimane sempre in partita, quindi mai subisce gol, però riesce a fare il suo golletto. Cioè, se guardi il suo gol, lo fa quasi sempre. Se è bravo un po' a non subirne più di uno, porta a casa un punto la vittoria. Però è una squadra che comunque è sempre in partita, quindi sai, se è in partita magari su un corner alla fine e quant'altro, rischi di pareggiare. Che è accaduto, insomma, cioè... Io ho guardato diverse partite da Ego, perché all'inizio avevo sia il portiere sia il giocatore che abbiamo appena visto, Hong Yong-un, o Edgar di da Ego, quindi diciamo che ero abbastanza coinvolto nelle partite da Ego, però c'è una squadraccia. Solamente una squadraccia. E poi se manca Cesigna, il gioco è fatto. Però tutto sommato non sta facendo male, secondo me è una delle tre peggiori squadre. Edgar non ha niente male, tu ce l'hai raro? Sì. Eppure 31 euro non è male, come raro. Ma è un attaccante titolare, è molto molto forte di testa, infatti i gol che ha fatto sono stati tutti e tre su calcio d'angolo, mi pare. No, due sicuramente, il terzo in questo momento mi sfugge. Però tipo contro Blue Wings, incornata su calcio d'angolo. Ah no, quello è un assist, ecco perché me lo dimenticavo. Uno è un assist. E ha fatto un assist, tre gol, tutti e tre i gol di testa su corner, perché lui di testa è molto molto forte, quindi è pericolosissimo. C'è una memoria pazzesca, sai? Vabbè, ma perché ho la fortuna che ho una pausa pranzo di 3 ore, quindi tante volte giocano a mezzogiorno e quindi mentre mangio mi guardo le partite, allora... Poi diciamo che i giocatori che schiero ci faccio un po' attenzione, cioè se magari mi chiedi chi ha fatto gol di un altro, non me lo ricordo, però lui siccome ce l'ho esulto ogni volta che segna, perché magari mi porta la soglia rara, no? Allora me lo ricordo quando esulto, perché non ho esultato tante volte, se vedi. Quindi le 3 volte lì me le ricordo per forza. Guarda, io vorrei conoscere un qualche giocatore di Soreire che dice io esulto tutte le game week. È come il fantacalcio, no? La cosa più bella di Soreri che c'è del fantacalcio è che se commetti degli errori o non fai delle giuste valutazioni, hai comunque tutto il tempo di poter correggere, modificare, aggiungere, togliere.
Ciao Marco, grazie mille per essere passato. Allora, io vi ricordo, ragazzi, che per chi ci segue, che Michele e DoubleT9095 hanno anche loro, sono un gruppo di ragazzi che hanno un canale anche loro su Twitch. Quindi andate a seguire perché streamano tantissimo. Nelle pause pranzo non guardano solo Edgar Silva, ma fanno anche molti stream interessanti dove si parla di K-League. Quindi andate a lasciare un follow, così quando partono in live vi arriva la notifica e potete chiedergli, dove si parla tantissimo di K-League, e potete fare tutte le domande che volete, quando volete. Poi, allora Wang Yeok ancora fuori secondo voi? Ti ricordi? Devo andare a vedere. Lui è il portiere di Gangwon. Sì. È dura, nel senso che è difficile pronosticare, perché, come ho ripetuto, l'ultima ha giocato Yu Sang-un, turnover, non lo so. Secondo me è un 50-50, perché quando ci sono questi casi qua può capitare che... No, ha detto Li Guang Yeo, è l'attaccante. Ah, scusa, di Suwon. E lui, la scorsa giornata, se non erro, prova a dare un'occhiata, non era neanche non ha giocato, secondo me non era neanche in panchina. Secondo me potrebbe avere qualche acciacco. Allora, stavo guardando quel file lì degli infortunati e mi sembra... Ah. Non c'è nell'elenco, quindi vado. Ma io. Aspetta. Io mi rendo conto del giocatore solo quando guardo la faccia. No, quindi... io ogni tanto mi ricordo, però siccome tanti hanno i nomi abbastanza simili, mi capita ogni tanto. No, lui la scorsa. Non c'era, non e secondo me non era nemmeno in panchina, infatti ho visto. E allora lui, secondo me, se sta bene è uno di quelli che o subentrano o comunque giocano sempre, quindi se non era in panchina presumo, visto che comunque la partita prima era subentrato e la partita prima ancora non aveva giocato neanche un minuto, quindi non è che dici l'ha lasciato a casa per turnover, per farlo riposare. Secondo me potrà avere un leggero acciacco, non lo rischierei la prossima giornata. Se lo avete, io cercherei altrove. Poi stavo guardando che Lee Yong del Suwon dovrebbe giocare, io non lo sto rischiando perché già mi ha preso due giornate dove sembrava che dovesse rientrare. Ma lì in Corea è sempre un po' tragica quando c'è un infortunato, cioè tipo anche il capitano anche il difensore centrale di Jeonbuk, Hong Yong-ho, sembrava che avesse una giornata di squalifica sola, invece sì. E quindi doveva rientrare questa giornata qua, invece non è neanche rientrato. Sì, lì la regola di base è un po' sempre la stessa, solo che finché non lo rivedete in campo, io ce ne starei alla larga. Quindi anche lui, fin quando non vedi che gioca la prossima partita, non lo rischierei. Dopo, se non avete nient'altro di meglio, se non avete altri attaccanti, per forza li metti. Non te lo rischi, sono squadra rischio nell'Academy e vai. Esatto, una squadra. E poi volevo vedere chi J League, un giocatore a basso costo per fare la semi pro Serie A. Se mi dici il budget, proviamo a vedere un po' qualcosa. J League, comunque io domenico andrei a letto, anch'io. Domani sulla sveglia presto, è mezzanotte e 10, anch'io mi devo svegliare alle 6. Esatto. Niente, allora. Quindi se non ci sono altre domande, se mi dici al volo se c'hai il budget, dico l'ultimo giocatore. E allora possiamo passare pure ai saluti, dai. Allora Michè, grazie mille per essere passato, per avermi fatto compagnia in questo giovedì sera, grazie.
Grazie a te dell'invito, sempre un piacere. Un piacere pure per me averti qua. Kronos, buonanotte, buonanotte anche a te. Io vi ricordo che ci trovate sul... Allora, tutti i giovedì io streamo qui su questo canale, mentre Matteo lo trovate sul canale Double T 9095 e lui streama, di solito alcune volte ci facciamo anche live di giovedì, alcune volte anche la sera, comunque i giorni a pranzo. Perché ora, Michè? Di solito intorno alle 1:30, ma di solito comunque sia su Twitter che su Instagram di solito pubblichiamo la locandina dell'ora, il giorno, qualche ora prima o il giorno prima pubblichiamo quando saremo in live il giorno dopo o qualche ora dopo, quindi se ci seguite lì verrete aggiornati quando andremo in live, e comunque se lasciate il follow al canale vi arriva pure la notifica, quindi meglio di così. Sì, infatti. Poi ci trovate sul gruppo Telegram StoryRP, dove potete chiedere altre informazioni quando volete durante la giornata, appena possiamo rispondiamo. Cioè, abbiamo organizzato in topic, quindi ognuno gestisce, diciamo, il topic dove ha più passione. Michele insieme a Matteo e Gabriele gestiscono praticamente il topic della K League, quindi anche quando vanno in live comunque pubblicano lì e ricordano che iniziano la live, anche quelle lì non programmate, quelle improvvise, quando c'è qualche notizia e quant'altro. Quindi esatto. ci trovate veramente dappertutto. Live molto interessanti, informazioni ottime per la K League e G League. Grazie Piox, grazie mille. Complimenti. E quindi grazie mille a tutti veramente della bella serata che avete passato insieme a noi, e alla prossima, buonanotte. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Ciao Nick, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ah ragazzi, vedo un attimo se c'è qualcuno dei ragazzi comunque della community che sta streamando e faccio un raid. Allora, intanto vi lancio il video della Nike, che a me fa impazzire. Ecco. Hidden from the world. Ciao ragazzi, buonanotte. 24 elite players hold a secret tournament with 8 teams and only one rule. First goal wins. Let's go!
cage. Very much doesn't need a cage. And this time, first to 100 wins. What is what?